Buonasera. Prego i consiglieri di prendere posto. Procediamo con l'appello nominale. La parola alla dottoressa Di Girolamo per l'appello, segretaria comunale. Prego. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Assente. Nossa, Pastorino, Assente. Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Assente. Teormino, Tita Credi. Ferrante, Torraco, Tremolada, Tremolada, Assente. Vavassori. Assente. Presenti. Consiglieri presenti 19, assenti 6. La seduta è valida. Allora, risultano assenti giustificati i consiglieri Nossa, Romaniello e Vavassori. Scusate, la consigliere Titta Ferrante era presente lì. Ah, Era sopra, perché era non ho sopra. avuto risposta, perché evidentemente era sopra. Era sopra. Invito tutti ad alzarci per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Grazie. Occorrono tre scrutatori, chi si offre volontario? Torraco, la pietra. Scrutatore volontario Cremonesi. Scrutatore Cremonesi. Allora, la prima mezz'oretta trattiamo le interrogazioni che hanno avuto risposta. La prima interrogazione è stata presentata dal consigliere De Noia, relativa al taglio dell'erba delle scuole rodari. La parola al consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Sì, nell'interrogazione chiedevo
Appunto perché con l'approssimarsi della bella stagione, gli spazi esterni, nelle scuole materne e i nidi vengono utilizzati sempre di più. Quindi chiedevo, soprattutto nella scuola Rodari e nella scuola Corridoni, quando sarebbero stati fatti i tagli dell'erba, e chiedevo che venisse data alle scuole, quindi ai docenti, la programmazione annuale dei tagli d'erba, così che potessero programmare le attività esterne e prevedere le attività per tempo. Grazie. Risponde l'assessore Iannizzi, prego. Grazie, buonasera. Allora, rispetto al taglio dell'erba, come ha già avuto modo di dire in più occasioni, quindi questo riguarda non soltanto le scuole, ma riguarda tutta la città, abbiamo sicuramente quest'anno avuto un piccolo ritardo, dovuto, come poi anche nell'interrogazione abbiamo spiegato e ho spiegato anche in altri contesti, dovuto soprattutto al clima piovoso che c'è stato nella prima parte, diciamo così, di quella che possiamo chiamare la stagione, insomma, un po' più calda. Questo ha generato, che cosa? Un ritardo a cascata su tutto il resto, perché chiaramente quando piove, tagliare l'erba non è possibile perché la spalciatrice sprofonda chiaramente nel terreno che è bagnato e perché chiaramente si incastra tutto, insomma, insieme alla terra. Per cui questo ha generato un effettivo, insomma, ritardo che stiamo piano piano recuperando. Per quanto riguarda la specifica richiesta delle due scuole, vi abbiamo nella risposta all'interrogazione segnato le date degli sfalci, che comunque sono già state due, no? Le prime intorno tra la metà e la fine di maggio e le seconde. Il secondo sfalcio verso fine giugno. Rispetto alla questione del calendario che veniva richiesto, non è facilissimo, per le stesse motivazioni appena citate, nel senso che noi prevediamo all'incirca un taglio al mese, quest'anno poi ne prevediamo 5 in realtà, però insomma all'incirca un taglio al mese, però se ci fossero condizioni climatiche, quindi meteorologiche avverse, in realtà il taglio previsto salta e quindi tutto il calendario, viene chiaramente compromesso. Per cui definire delle date esatte è piuttosto improbabile perché potrebbero essere disattese, insomma, più che altro per questo. Comunque sia, come abbiamo anche scritto e lo ribadiamo, sicuramente nei ritardi che abbiamo avuto e insomma, questo nel recupero che stiamo facendo, stiamo dando la priorità chiaramente alle scuole, proprio per il motivo da lei, citato e che condividiamo pienamente. Grazie. La parola al consigliere De Noi per la replica, prego. Grazie Presidente, sono soddisfatto della risposta. Grazie. Andiamo avanti con l'interrogazione numero 9, presentata dalla consigliera Iosa, relativa alla raccolta differenziata. La parola alla consigliera, prego. Grazie Presidente. Allora, premesso che il nostro comune da anni effettua la raccolta differenziata della plastica, del vetro, dell'alluminio e della carta, premesso che la raccolta differenziata è un impegno verso l'ambiente e verso i cittadini se stessi, premesso che molti comuni a noi limitrofi fanno da anni la raccolta differenziata dell'umido, considerato che a oggi la raccolta differenziata per quanto riguarda l'umido viene effettuata solo per alcune attività commerciali in prevalenza di ristorazioni, considerando che siamo in fase di riassegnazione del bando, tutto ciò premesso e considerato si chiede di attuare la raccolta differenziata per l'umido estendendola a tutta la città e ai suoi cittadini. E in caso affermativo chiediamo da quando questo importantissimo intervento di raccolta potrà partire e quando potrà essere effettuato. Grazie. La parola all'assessora Iannizzi, prego. Grazie. Dunque, come abbiamo riportato nella risposta e ci tengo anche a sottolinearlo, è vero quello che viene detto nell'interrogazione che di fatto la differenziata relativa all'umido attualmente in città è attiva, però nella domanda dell'interrogazione si citano, no, solo le attività commerciali in prevalenza di ristorazione. Ci tengo a sottolineare che in questo momento la frazione organica umida è attiva,
nei supermercati, nelle mense scolastiche aziendali, nei ristoranti, nelle pizzerie, nei bar, fioristi, ospedali e tutte quelle aziende che sono operanti nel servizio di confezionamento e distribuzione di alimenti e simili, quindi non soltanto in alcune ristorazioni. Infatti abbiamo provato a riportare anche alcuni dati che danno un po' l'idea di quanto materiale poi effettivamente, quanta frazione umida raccogliamo nella città, e ne abbiamo dati due per poterli confrontare tra il 2011 e il 2012. Nel 2011 abbiamo raccolto 1.369 tonnellate di umido e nel 2012 1.435. C'è stato quindi un trend in crescita, nonostante in realtà per motivi di vario genere i rifiuti abbiano invece un trend che è in discesa, è al contrario, invece l'umido meglio, insomma, sta aumentando. Tra l'altro, come abbiamo anche sottolineato, tutti i nuovi servizi o comunque le nuove realtà commerciali che fanno riferimento alle ampie categorie che ho citato precedentemente, nel momento in cui aprono sono anch'esse sottoposte tutte chiaramente a raccolta, non mi vedo, ha ragione, a raccolta a raccolta dell'umido. Ne abbiamo citati alcuni che sono quelli appena aperti o comunque da poco, che sono stati inseriti chiaramente nella raccolta dell'umido. Tra l'altro ho avuto diverse volte modo di esplicitare che questa raccolta dell'umido non è sicuramente tutta, è chiaro, perché c'è tutta la raccolta dell'umido domestico che attualmente non è attiva, ma comunque di per sé raggiunge circa il 45% dell'umido totale che è possibile raccogliere. Questo non lo dice, cioè non lo diciamo noi così facendo dei dati a caso, ma lo dice la letteratura, facendo chiaramente una stima, dicendo anche che questa percentuale tra l'altro aumenta qualora, come sul nostro territorio, fossero presenti all'interno del territorio centri commerciali o comunque grandi distribuzioni. Detto questo, che mi premeva, come dire, sottolinearlo perché mi sembra una premessa importante, lei faceva riferimento al fatto che nell'ipotesi, insomma, del nuovo bando si potrebbe inserire la raccolta dell'umido nella domestica. Sicuramente quello che verrà inserito è la richiesta a chiunque, insomma, parteciperà, di fatto di quantificare economicamente questo servizio, perché verrà inserito tra quei servizi, no, che sono attivabili. Questo cosa significa? Significa che nel momento in cui, se e quando si deciderà, sarà possibile, sulla base della quantificazione economica che è stata fatta da chiunque, insomma, poi ha partecipato a questo bando, chiaramente avere già, è difficoltoso effettivamente parlarsi, sarà possibile quindi avere già la quantificazione economica, con l'idea che potrebbe essere quella di un inizio chiaramente graduale. Ne avevamo parlato anche insieme, insomma, qualche tempo fa, potrebbe essere quella di un inizio graduale che poi vada piano piano ad aumentare, però, come dire, è nei nostri pensieri, è sicuramente un punto importante. La parola alla consigliera Iose per la replica, prego. Grazie, la ringrazio per i dati che ci ha fornito, che ci danno modo di analizzare la situazione in maniera più concreta, e speriamo, quando poi andremo ad analizzare il nuovo bando, che anche questo punto possa avere una certa pregnanza. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 10, presentata sempre dalla consigliera Iose, relativa al giardino sito all'incrocio Cantore Pisa. La parola alla consigliera Iose. Grazie Presidente. Premesso che da alcune segnalazioni fatteci pervenire dai cittadini, si rileva che il giardino di via Pisa General Cantore possiede due ingressi sulla via General Cantore, ma uno di questi è sempre chiuso, o meglio non è mai stato aperto. Premesso che lo stato del giardino richiede sistemazioni per i giochi dei bambini, potatura delle piante, sistemazione del manto erboso e maggiore pulizia, si chiede di verificare lo stato del giardino in oggetto e motivare la chiusura dell'ingresso di via General Cantore. Grazie. Risponde ancora l'assessora Iannizzi, prego. Dunque, grazie Presidente.
Allora, il giardino di via Pisa Cantore, assolutamente vero, gli ingressi sono due, uno pedonabile e uno molto più grosso, appunto carrabile e di grosse dimensioni. La scelta di non utilizzarlo e tenerlo chiuso, in realtà è dovuta al fatto che quando, in non molte occasioni, ma insomma, si è tenuto aperto, è stato di fatto oggetto proprio perché è davanti a una parte che è cementata, è stata oggetto di discariche abusive, nel senso che le persone arrivavano con la macchina, quindi facilitate evidentemente dalla grandezza del cancello e dal fatto che si trovavano, come dire, una piattaforma, una piccola, insomma, piattaforma però in cemento che, ahimè, invogliava evidentemente, lasciavano spesso, insomma, delle discariche abusive e questo, come dire, ci ha creato non pochi problemi, ma insomma non sto a spiegarlo nel senso che è abbastanza evidente. Quindi il cancello rimane al momento, la scelta è quello anche in realtà su richiesta fatta tempo fa da altri cittadini, rimane chiuso con l'idea che chiaramente in caso di necessità o banalmente se si deve entrare per qualsiasi motivo con dei mezzi possa essere aperto, però è fruibile comunque il giardino perché si entra dall'altro ingresso che è pedonabile. C'è poi l'altra parte che è quella relativa ai giochi. Come avrà visto, insomma, dalla risposta, abbiamo posato in realtà da poco una nuova altalena ad aprile e poi abbiamo fatto un sopralluogo con la ditta specializzata per avere un po' di preventivi rispetto agli altri possibili giochi. Adesso dobbiamo valutare chiaramente i preventivi, i costi, evidentemente, per poi decidere che cosa fare. Rispetto alla pulizia, due sono stati i punti, diciamo così. La prima è la questione della raccolta di foglie, nel senso che c'era effettivamente una parte di foglie che erano rimaste all'interno perché non erano state ancora tirate su, un po' perché la vegetazione è molto fitta, soprattutto in un punto che è quello, insomma, dell'ex vivaio fondamentalmente. Quindi si è chiesto chiaramente all'azienda che ha l'appalto con noi di andarla a ritirare ed è stato fatto. L'altra parte è quella relativa a una più generica pulizia dei giardini che mi sembrava uscisse un po' dall'interrogazione. Sicuramente l'informazione importante è dire che in quel giardino è prevista un intervento giornaliero dal lunedì appunto al sabato. Detto questo, perché comunque le segnalazioni dei cittadini e le cittadine, ma come anche le interrogazioni, sono per noi comunque un momento importante per poi andare anche in quell'occasione, quindi lo si fa anche in altri momenti, ma in quell'occasione anche, siamo andati a verificare, insomma, perché vogliamo poi vedere con i nostri occhi. Il 2 luglio, quindi qualche giorno fa, siamo andati e abbiamo verificato una situazione di pulizia, no? Che ci sembrava abbastanza compatibile con l'orario in cui si è fatto questo sopralluogo, tranne una piccola area, la triangolare che c'è vicino a Via Partigiani, che effettivamente aveva un po' di rifiuti in più, per cui è stato immediatamente segnalato a Core che ha già ritirato, è già passata, insomma, a ritirare. La replica della consigliera Iose, prego. Grazie. Allora, abbiamo ricevuto oggi l'interrogazione, ci siamo messi in contatto con i cittadini che ci avevano fatto la segnalazione, ci hanno detto appunto dell'altalena che è stata posta, aspettano per gli altri giochi che comunque ci sia un intervento. L'unica cosa su cui loro comunque puntavano, poi questo mi rendo conto che sia soggettivo, è sempre la lamentela della pulizia. Probabilmente dipenderà da giorni di più incidenza o di meno incidenza di pubblico che lo rendono più o meno sporco. Comunque hanno chiesto se si può tenere la situazione monitorata visto la presenza dei bambini. Grazie. Grazie alla consigliera Iose. Hanno avuto risposte anche all'interrogazione numero 2, presentata dal consigliere Nossa, che è assente, quindi verrà discussa al prossimo consiglio. E la numero 16, presentata dalla consigliera Titta Ferrante, che ha avuto risposta, però manca l'assessore, quindi se possiamo trattarla anche quella dopo. Grazie. Allora, prima di iniziare, mi è stato chiesto alla conferenza Capigruppo di discutere prima la delibera sulla concessione onoraria della cittadinanza ai bambini Sharaise,
Sharai, se non ci sono problemi trattiamo prima la delibera. Quindi. Allora, come primo punto, concessione cittadinanza onoraria ai bambini Sharai, ospiti di Sesto San Giovanni, nell'ambito del progetto Piccolo Ambasciatore di Pace. La parola alla consigliera Antonioli come relatrice di commissione. Prego. Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti. Come spiegato dall'assessora Iannizzi in commissione, si propone di dare la cittadinanza onoraria ai bambini del Sahrawi. Come ogni anno vengono accolti nella nostra città come ambasciatori di pace su un progetto che è partito nel 1995. I bambini vengono ospitati a Sesto San Giovanni e in altre città. Sono circa 400 i bambini che quest'anno sono arrivati in Italia. Da noi sono 10, 3 bambine e 7 bambini. La città di Sesto San Giovanni in più occasioni ha fatto sentire la sua solidarietà al popolo Sahrawi. Noi con delibera del 4 marzo 2013 abbiamo adottato il regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria. Articolo 2, al comma 2, recita: il Comune può concedere inoltre la cittadinanza onoraria a persone la cui vicenda o le cui condizioni siano emblematiche di un diritto o di una legittima aspirazione negati o non riconosciuti. Ora, il popolo Sahrawi vive profugo ed i diritti sono ogni giorno negati. Con questa delibera di dare la cittadinanza onoraria ai bambini del Sahrawi, chiediamo con forza al nostro governo di assumere una posizione ferma di condanna e di attivarsi con l'Unione Europea per far sentire al Marocco l'isolamento da parte della comunità internazionale. I bambini alloggeranno a Sesto San Giovanni dal 3 luglio al 20 luglio, ecco perché l'urgenza di questa delibera, per far sì che venga data subito la cittadinanza onoraria a questi bambini ospiti e piccoli ambasciatori di pace. In commissione si è parlato anche sulla presenza dei bambini in consiglio. Questa sera i bambini non sono presenti. Questa delibera non comporta impegno di spesa e si chiede l'immediata eseguibilità. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Apriamo il dibattito su questa delibera. I consiglieri che vogliono intervenire sono pregati di prenotarsi. Grazie. Chiesto la parola alla consigliera Iosa, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Noi come Lista Civica dei Giovani Sestesi siamo favorevoli alla concessione della cittadinanza onoraria ai bambini dello Sahrawi. Quando votammo a marzo il regolamento chiedemmo che non fosse solo un gesto politico, ma che portasse con sé la cultura di chi è diverso per storia da noi. L'ascolto e un aiuto concreto. Direi che all'interno di questo impegno e della solidarietà che questa amministrazione da anni ha verso questo popolo ci stia la concessione della cittadinanza onoraria. In commissione si sono evidenziate perplessità sul fatto che il Consiglio Comunale fosse il luogo giusto per compiere questo atto. Ne abbiamo discusso anche dopo e per noi la risposta è stata negativa. Suonava un po' come un gesto strumentale, modello inaugurazione dei giardini in campagna elettorale. Abbiamo appreso stamane che stasera i bambini non avrebbero presenziato in consiglio comunale. Ne siamo felici che la nostra proposta sia stata raccolta e accogliamo questo atto di sobrietà e di rispetto della dignità altrui. Chiediamo al sindaco e all'assessore Iannizzi di comunicarci quando e dove daranno la cittadinanza in via ufficiale perché ci piacerebbe esserci. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa.
chiesto la parola il consigliere Caponi, ne ha facoltà. Grazie. Prego. Presidente, buonasera a tutti, buonasera colleghi. Ma anche la posizione della nostra lista Sesto nel Cuore è sicuramente di condivisione di quello che è il principio, perché il principio della solidarietà deve essere uno di quei valori che in politica deve entrare a tutto campo. Non deve essere vista una provocazione la nostra posizione di stasera per quello che sto per dire, ma credo che la politica debba anche diventare molto più concreta e meno simbolica. La cittadinanza onoraria ha un valore altamente simbolico, noi lo condividiamo, lo ripeto, però sarebbe bello vedere anche la città affrontare alcuni temi importanti, quali ad esempio i bambini che vengono utilizzati per accattonaggio e l'elemosina. Ultimamente a Sesto ce ne sono parecchio. Ecco, io credo che forse occorrerebbe qualcosa di meno simbolico e magari durante le discussioni dei consigli comunali, soprattutto sulle mozioni, impegnarci tutti per dare una direttiva di maggior garanzia e tutela effettiva e concreta per quanto riguarda i bambini sfruttati, i minori sfruttati, così come penso ad esempio anche ai bambini che sono relegati nel campo Falca, ai bambini rom che vivono in condizioni estreme, che tutti lo sanno ma nessuno poi in realtà interviene in maniera fattiva. Ecco, questo il nostro messaggio è di condivisione sicuramente di questo bel gesto nei confronti di questi bambini che appartengono a un popolo perseguitato nel deserto e che meritano tutto il nostro rispetto, e quindi anche noi saremo lieti di poter partecipare alla cerimonia della concessione della cittadinanza onoraria. Però l'invito e l'auspicio che noi rivolgiamo al Consiglio è che si vada oltre questi gesti simbolici e si entri un attimino di più nel concreto. Grazie. Grazie al consigliere Caponi. Ha chiesto la parola la consigliera Antonioli. Ne ha facoltà, prego. Grazie, signor Presidente. Questa sera si propone una delibera sulla concessione della cittadinanza onoraria ai bambini del Sahrawi, che ogni estate trascorrono un periodo di vacanza sul nostro territorio sestese. Dal 1995... come ogni anno, una decina di bambini provenienti dal Sahrawi sono nostri ospiti. Altri sono ospiti di altri cittadini italiani, a dimostrazione di un'attenzione da parte di molte comunità, compresa la nostra, alle vicende di questo piccolo popolo. I Sahrawi sono i legittimi abitanti del Sahara occidentale, l'unica ex colonia africana a non aver concluso il processo di decolonizzazione. Infatti nel 1975, non appena terminata la dominazione spagnola, nonostante il riconoscimento ONU del diritto dell'autodeterminazione dei popoli, iniziò l'invasione militare da parte del Marocco e della Mauritania. Per sfuggire alla guerra, una parte della popolazione si rifugiò nel deserto algerino, da dove continua ancora oggi la sua strenua residenza. Dal 1991, data del cessare il fuoco, il popolo Sahrawi cerca pacificamente di ottenere il rispetto delle risoluzioni ONU per coronare il sogno di tornare alla propria terra e abbandonare l'enorme campo profughi nel deserto del Tindouf, dove vive in una condizione di emergenza. Come ogni anno, Sesto si è attrezzata per accogliere al meglio e per far vivere a questi bambini una bella esperienza, grazie a decine di volontari e ad un'organizzazione consolidata. Ma quest'anno abbiamo una proposta di grande valore da aggiungere alla già bella accoglienza: dare la cittadinanza onoraria a questi piccoli ambasciatori di pace. Sappiamo che questo non ha valore legale, ma possiede un altro valore simbolico, un attestato per cui i vari bambini vengono dichiarati cittadini italiani onorari. Secondo me va mantenuta viva l'attenzione su questo popolo e questo riconoscimento dato ai bambini che ogni anno vengono qui a farsi visitare ed eventualmente ricevere cure e a passare un piccolo periodo in compagnia viene a valorizzare maggiormente il ruolo di ambasciatori, appunto della causa del popolo profugo. La cittadinanza onoraria è un'onorificenza concessa da un comune per onorare una persona, anche non residente, ed è ritenuta legata alla città per nascita e per il suo impegno per le sue opere.
Noi consiglieri di Sesto San Giovanni, con il sindaco e la giunta, vogliamo riconoscere a questi bambini la capacità con la loro presenza e la loro allegria di bambini di essere testimoni della condizione di un popolo che vive in una situazione drammatica. E vogliamo riconoscere la forza con cui chiedono di poter vivere con normalità la loro vita nella loro patria riconosciuta a livello internazionale. Questo riconoscimento fa onore ai bambini, al popolo Sahrawi e fa onore anche alla nostra città, che è presente consapevolmente alle vicende internazionali. Inoltre, questo atto si collega direttamente alle manifestazioni del 2 giugno di quest'anno, giorno in cui i bambini nati a Sesto da genitori stranieri hanno ricevuto dalle mani del sindaco e degli assessori la loro cittadinanza onoraria. Anche loro sono messaggeri di solidarietà e di nuove comunità. Sinceramente, questa sera io non volevo toccare l'argomento dei bambini, perché mi sembra veramente di strumentalizzare la cosa. Allora, questa sera i bambini non sono presenti, sinceramente mi dispiace, perché come consigliere comunale, dal momento che io ho votato e sono fermamente convinta di quello che ho votato per quanto riguarda cittadinanza onoraria, mi avrebbe fatto piacere vedere questi bambini e consegnare a loro, insieme a tutta la giunta e al sindaco, la cittadinanza onoraria, senza strumentalizzare. Perché i bambini non sarebbero stati fotografati, non sarebbero stati filmati. E a me questa cosa dispiace molto. Altra cosa, mi piacerebbe veramente parlare dei bambini che fanno l'accattonaggio, consigliere Caponi, parlare anche dei Rom, e qui senza strumentalizzazioni, perché qui di strumentalizzazioni non ce ne sono quando si parla di bambini. Umanamente mi dispiace proprio che questa sera non possano essere presenti i bambini. Grazie. Grazie alla consigliera Antoniolli. Ha chiesto la parola il consigliere Foggetta. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Niente, anch'io volevo partire un attimino parlando, forse annoiandovi, ma dandovi la mia esperienza riguardo a chi sono i Sahrawi, qual è stata la storia recente del popolo Sahrawi. Il popolo Sahrawi, come diceva la consigliera Antoniolli, è stato il legittimo proprietario, è tuttora il legittimo proprietario del paese Sahara occidentale, ex Sahara spagnolo, che è stato appunto una colonia spagnola fino al 1976. Nel 1976 che cosa succede? La Spagna, in un momento di decolonizzazione di tutta l'Africa, decide di abbandonare il Sahara, quello che all'epoca era il Sahara spagnolo. Decide di abbandonarlo non prima di aver preso accordi, che poi sono venuti fuori in un secondo momento, inizialmente erano rimasti segreti, con Mauritania e Marocco. Per quale motivo? La Spagna, questi accordi dicevano: noi spagnoli praticamente ce ne andiamo, voi Marocco e Mauritania occupate da nord e da sud questo territorio. Per quale motivo? Semplicemente perché il territorio Sahara occidentale è uno dei più ricchi della zona del Maghreb, in quanto ricchissimo di fosfati, in quanto la fascia costiera che sta a sud delle Canarie è una delle fasce costiere più pescose del mondo, e in quanto appunto il territorio Sahara occidentale è forse la regione più ricca di tutta quella che è la zona di Maghreb e Sahel. Quindi che cosa succede? Che nel 76, mentre i Sahrawi festeggiavano l'abbandono degli spagnoli del Sahara spagnolo, dell'ex Sahara spagnolo, da quel momento ufficialmente Sahara occidentale, incomincia la Marcia Verde, questa Marcia Pacifica, che pacifica è stata solo sui libri di storia, perché questa Marcia Pacifica è stata segnata da bombardamenti nel deserto, da napalm, da gente torturata, da sequestri, cose che non sono ancora finite. Forse qualcuno che si è andato a informare su Wikipedia sa che cosa può essere, che cosa stia dietro il nome di Abu Ghraib. Un posto, scusatemi, ho sbagliato, Abu Ghraib è un'altra grande vergogna del mondo, ma è un'altra cosa, è un altro popolo quello. Dietro il nome di Gdei Mizik, un posto che si trova nello stato Sahara occidentale, dove quattro anni fa
e i Sahrawi, semplicemente come protesta pacifica, avevano creato una tendopoli. Questa tendopoli è stata spazzata via dai marocchini e ancora oggi, a 4 anni di distanza, nonostante i marocchini si ostinino a dire che l'hanno evacuata pacificamente, a 4 anni di distanza, se chiedi a un tassista di accompagnarti nel punto che è stata la sede di questa tendopoli, il tassista ti dice non possiamo andare per ordini superiori. Questa è le mosse pacifiche che vengono fuori dalla Marcia Verde. Cosa succede comunque? Dal 76 al 91 c'è questa guerra tra Sahara Occidentale, e, tra Sahrawi e Marocco, che finisce nel 91, finisce relativamente nel 91, quando in un momento in cui i Sahrawi stavano vincendo questa guerra, decidono di accettare una richiesta di cessate il fuoco da parte del Marocco, che in quel momento la stava perdendo. Quindi che cosa fanno nel 91 i Sahrawi? Fanno una scelta di pace. Una scelta di pace che mi piace sottolineare, perché in questa sede, qualche anno fa, quando non ero consigliere, per fortuna, di Sesto San Giovanni, e quando qualcuno che non sa di che cosa parlava, parlava purtroppo del centro culturale islamico, è venuta fuori questa frase che io ricordo come una delle più tristi della mia, che abbia mai sentito, per cui non tutti i musulmani sono terroristi, ma tutti i terroristi sono musulmani. Io mi vergogno a pensare a questa frase, perché il popolo Sahrawi, un popolo musulmano che ha fatto una scelta di pace, è stato abbandonato dall'opinione pubblica europea, dall'opinione pubblica occidentale, e in questo momento si trova in balia di quella che era Al-Qaeda nel Maghreb e che ha occupato tutta la parte nord del Mali, della Mauritania. E non a caso c'è stato 2 anni fa, e io, questa può essere una strumentalizzazione, e io ero lì in quel momento, c'è stato il sequestro di Rossella Urro, c'è stato l'evacuazione dei campi profughi da parte di tutti i cooperanti qualche mese fa, perché c'è per quel famoso sequestro della, non mi ricordo quale fabbrica petrolifera, quale, adesso non mi ricordo che cosa fosse, in Algeria. Questo popolo sta semplicemente pagando da 40 anni il fatto di aver scelto, di aver fatto una scelta di pace. Quindi la prossima volta che sentirò qualcuno tirare fuori ancora una frase del genere, gli ricorderò quanto ridicola sia questa frase. Dopodiché che cosa succede? Nel 91, quindi, il popolo Sahrawi decide, fa questa scelta di pace e decide di chiudere questa guerra. Che cosa decide di fare l'ONU? Quel grosso baraccone che io non riesco in questo momento a stimare, che è l'ONU, decide di mandare una missione di pace, che è la missione MINURSO. L'unica missione, potete andare a cercare su internet, al mondo, a non avere tra i suoi obiettivi, l'unica missione dell'ONU al mondo, a non avere tra i suoi obiettivi il controllo del rispetto dei diritti umani. L'unica missione al mondo. Perché? Perché dopo che il casino l'ha fatto la Spagna, prende in mano tutto la Francia, perché l'Europa non si vuole mai far mancare nulla, e decide ogni volta che si va a ricontrattare questa missione di porre il veto a chi chiede mettiamo anche questo punto tra gli obiettivi della missione. Qui che cosa succede? L'unica cosa che può fare il popolo Sahrawi oggi, dopo aver scelto di abbandonare la strada bellicosa, la strada della guerra, è la strada della diplomazia. Siccome il popolo Sahrawi è un popolo di 2 milioni di persone, non è in grado di battersi diplomaticamente contro Francia, Spagna, Stati Uniti, perché guarda caso, quando i popoli sono fortunati si ritrovano anche il petrolio sul proprio territorio, e pare che adesso siano stati trovati dei giacimenti di petrolio in Sahara Occidentale, cosa per la quale non si arriverà mai a una soluzione di questa questione, che è molto simile tra l'altro a quella palestinese. Che cosa succede? Come scelta diplomatica si decide di far partire questo progetto che si chiama Piccoli Ambasciatori di Pace. Perché si chiama Piccoli Ambasciatori di Pace? Lo dico nell'ultimo dei 3 obiettivi che sto per dire, perché è un progetto che porta in Italia e in Spagna, in Italia 400 bambini, in Spagna purtroppo al momento non mi è dato sapere, 400 bambini che vanno a fare proprio questa lotta diplomatica, questa guerra diplomatica, come fanno i grandi politici del Polisario, ma vanno loro stessi a fare i diplomatici, bambini di 8 anni, bambini di 10 anni, che sono forse migliori politici di qualcuno che dice che, visto che l'argomento è molto simile, che la guerra si fa comprando delle armi. Che cosa succede? Questi piccoli ambasciatori di pace, questo progetto si chiama così perché ha 3 obiettivi. Tra questi 3 obiettivi che cosa c'è?
c'è il fatto di portare via dal deserto questi bambini per 2 mesi nel periodo peggiore, che è quello di luglio-agosto. Probabilmente tutti mi avevano già sentito dire: il deserto di Tindouf non è il deserto quello bello a cui siamo abituati dai film, è un deserto di terra, sassi, rocce e nulla. Non ci sono quelle belle dune di sabbia che piacciono tanto quando si pensa al deserto. Questo è il primo obiettivo. Il secondo è quello dell'aspetto sanitario. L'aspetto sanitario vuol dire che per in questi 2 mesi questi bambini fanno delle visite, delle analisi che non gli sono permesse nei campi profughi, visite specialistiche. Anche io a Cologno Monzese seguo questi 10 bambini che sono per l'altro tutti disabili, e noi abbiamo come primo obiettivo quello dell'aspetto sanitario. Ma il terzo obiettivo, forse quello fondamentale di questo progetto piccolo ambasciatore di pace, è l'aspetto diplomatico, appunto, portare questi 10 bambini, questi 400 bambini in giro per il mondo e fargli parlare della questione Sahrawi, questa questione di cui adesso io sfido chiunque a parlarmi di Sahrawi, a sapere cosa sia successo nei campi profughi Sahrawi, cosa succede nei campi profughi Sahrawi. A prima, se qualcuno sapeva qui in mezzo che cosa succedeva nei campi profughi Sahrawi in Sahara occidentale prima del sequestro di Rossella Orro. Questi bambini sono qui per questo, sono qui per fare una lotta diplomatica, un percorso diplomatico che, sinceramente, quando la settimana scorsa dal comune mi è arrivata una telefonata dicendo che si metteva anche questa delibera all'ordine del giorno di questa sera, io mi sono detto: questo obiettivo a Sesto è stato raggiunto. Che cosa vuol dire? È vero che la cittadinanza onoraria si dà in altri modi, forse, che una persona si porta nella stanza del sindaco, che una persona, ma questa era proprio la cosa simbolica, questa cosa simbolica che in questo caso io non ritengo una banalizzazione della cosa, ma una cosa grandiosa, di portare questi 10 bambini che vivono negli stenti, che vivono nel silenzio da 40 anni, bambini che hanno 10 anni e che non sanno neanche come sia fatto il paese nel quale anelano a tornare, portarli qui. E io in quel momento addirittura avevo pensato, forse mi ero lanciato eccessivamente, se si portano quei 10 bambini, proverò a chiedere se sugli spalti possiamo portare anche quelli che stanno a Cologno Monzese. Questa cosa questa sera non si farà perché si è accusato, ma già questa accusa era arrivata quando si era parlato di dare la cittadinanza a tutti i bambini stranieri, in una frase altrettanto ridicola quanto quello che avevo detto prima, per cui la cittadinanza ai bambini stranieri doveva diventare un'autocelebrazione di una determinata assessora. Si è deciso di non portarli perché questa cosa è una strumentalizzazione. Consigliere Foggetti, deve concludere. Vado a chiudere. Sinceramente, sentir parlare di strumentalizzazione in questo momento da un'opposizione che quando vai per strada, tenendo conto che io quando guardo al seggio dei giovani sestesi vedo un fiore all'occhiello dell'opposizione, quando vai per strada e ti trovi un cartello che ti parla di un'imminente apertura di un centro commerciale, cosa che non c'è, quando vedi in campagna elettorale dei gruppi di sedicenni che ti dicono che sto facendo questa cosa pagato e non so perché, io sinceramente questa cosa strumentalizzazione non riesco a vedere. Grazie consigliere Foggetta, grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Rivolte, ne ha facoltà, prego. Ma velocissimo, in verità non volevo intervenire, dopodiché vorrei raccontare una cosa molto semplice che mi tengo come ricordo della serata e di questa cosa. Magari mi permette di dimenticare altre cose, altre strumentalizzazioni vere. Questa sera ero a tavola con i miei bambini e mia figlia mi dice: papà, ma se devi passare un muro, come lo passi? Io dico: ma lo scavalchi, ma se non puoi scavalcarlo, come lo scavalchi? Guarda, boh, ci fai un buco quando poi stai cucinando e fai altre cose. A un certo punto mi dice: ma c'è un muro grande, 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 lungo, lungo? E io dico: sì, ci sono. E loro mi hanno detto: ma c'è un muro che sta nel Sahrawi, vero papà? I miei figli fanno i centri ricreativi estivi alle Martiri e frequentano i centri ricreativi insieme ai bambini del Sahrawi. E hanno scoperto e hanno saputo che cos'è il Sahrawi, ma cos'è un muro che gli impedisce di tornare a casa in questa esperienza. E io, come dire,
ho trovato questa cosa molto bella, molto significativa. Noi poi possiamo discutere chi ha ragione e chi non ha ragione, ma, come dire, l'ospitare dei bambini del Sahrawi nella nostra città e farli entrare in contatto con degli altri bambini ha un significato politico, non ha un significato simbolico. Occhio, le cose hanno un significato politico quando si fanno in questi termini, che non significa che ci si attacca un adesivo. Significa che la battaglia del popolo del Sahrawi è una battaglia politica per avere la propria terra e che quindi dare a loro la cittadinanza significa riconoscere una battaglia, significa riconoscere una difficoltà in cui vivono. È una cosa che appartiene alle città del mondo, dare la cittadinanza onoraria a persone che hanno difficoltà, che hanno problemi. È una cosa che appartiene alla politica. Negli anni 70 alcuni dissidenti dei paesi dell'est venivano candidati nelle liste dei partiti italiani, non nel mio, in altri partiti, Giri Pellican o altre persone di questo tipo, perché aveva un valore, aveva un significato, aveva un valore politico. Non facciamo confusione, è un atto politico. Allora, io mi tengo a questa cosa. Onestamente ho trovato, come dire, imbarazzante l'idea che ci sia un comunicato stampa che dice che se entro mezzogiorno non avremo una risposta, verremo in consiglio con le nostre bandiere. Su via. C'è stata una discussione in commissione, si è consegnato all'assessore, come dire, le argomentazioni che ci sono state, comprese i dubbi e le difficoltà, gli ultimatum. Con le proprie bandiere, quelle sì, sono un fatto strumentale. Rispetto al fatto che c'è ben altro da fare, mi tengo quello che riesco a fare, quello che faccio tutti i giorni. Poi il benaltrismo in questo paese è dilagante. Credo che questa cosa di oggi sia significativa ed importante. Mettiamo all'ordine del giorno altre cose significative e importanti nella tutela dei bambini italiani, rom, quello che saranno. Facciamo tutti quanti. Grazie. Grazie al consigliere Rivolta. Ha chiesto la parola la consigliera Pietro. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, molto velocemente perché è già stato detto molto. Ringrazio Michele per aver ricordato la storia del popolo Sahrawi, che io conosco abbastanza bene proprio come ospite a Sesto, avendo lavorato per 3 anni come volontaria nell'accoglienza alla mia scuola media e avendoli incontrati anche di recente l'altra sera. Io sono d'accordo sul fatto che è un gesto politico. Io però non butto via e sono un po' stufa di disprezzare il gesto simbolico. Ieri mi sono riascoltata la registrazione della commissione e allora mi è venuto un trip, sono andata su internet e ho digitato forza del gesto simbolico. Mi sono aperti una caterva di siti, ne ho guardati una 30 su 30, 28 erano cattolici, cioè erano siti che di studio della religione, arcivescovi, che parlavano della forza educativa, evocativa e creativa di senso di comunità e di scambio del gesto simbolico. Il gesto simbolico è un gesto politico. Se io alla fine dell'ora in classe, quando i miei ragazzini stiamo per uscire, c'è la classe piena di carte, urlo e dico raccogliete le carte, le raccolgono perché mi obbediscono, ma il giorno dopo le ributtano a terra. Ho sperimentato che invece se guardo sconcertata la classe e comincio a chinarmi a raccogliere dei pezzi di carta, immediatamente una decina di ragazzini le raccolgono e la volta dopo sono attenti al fatto che c'è della carta per terra, perché il mio è stato un gesto simbolico che ha educato. Quindi benvengano i nostri gesti simbolici. Io ho sentito anche ridere sul fatto della cittadinanza italiana e cittadinanza onoraria della città di Sesto San Giovanni ai bambini sestesi nel senso che nati in Italia da famiglie straniere. Anche quello è un fortissimo gesto politico e simbolico, al di là del fatto che il simbolico è sempre politico e questo ce l'hanno insegnato il movimento delle donne già da un po' di tempo. Io credo al fatto che quando io faccio un gesto di aiuto verso una persona, questo gesto deve essere
accompagnato dal riconoscimento del valore di questa persona e al fatto che a questa persona io do onore. Questo si chiama solidarietà, che è un po' diversa da quella che, bellissima, eccetera, che però chiamiamo carità. Perché in accordo con una bellissima canzone di Gianna Nannini, la carità fa male come la solitudine sui tram. Grazie. Grazie alla consigliera Pietra. Se non ci sono più interventi dei consiglieri, ha facoltà di intervenire sia la relatrice che l'assessore. Quindi darei la parola all'assessore Iannizzi. Prego. Buonasera, grazie. Allora, ringrazio insomma, a tutti e tutte per il confronto che comunque è stato sicuramente interessante. Mi preme soffermarmi su alcuni punti che sono emersi nella discussione, ma che sono emersi anche durante la commissione. Il primo in particolare è quello di cui abbiamo parlato insomma, ampiamente in commissione e qua ora, nel senso che, come è stato riportato anche dagli interventi della minoranza, la posizione che è stata riportata era: siamo assolutamente d'accordo sulla cittadinanza ai bambini e alle bambine sahrawi, non siamo d'accordo sulla presenza dei bambini e delle bambine in consiglio comunale. Ci siamo lasciati una decisione da prendere, la decisione che abbiamo preso è quella di non portare questa sera qua i bambini e le bambine. Perché abbiamo preso questa decisione? Abbiamo preso questa decisione non condividevamo i ragionamenti che sono stati riportati, perché l'accusa di strumentalizzazione non ci appartiene. Abbiamo deciso però di non portarli e quindi di non permettere a questo Consiglio Comunale di provare, sperimentare questa ricchezza che, vi assicuro, dopo averli frequentati e dopo esserci stata gli anni scorsi e quest'anno ancora, è sempre molto, molto forte, molto interessante. Abbiamo deciso per tutelare loro, perché quello che probabilmente, non sicuramente, ma probabilmente si sarebbe scatenato un probabile dibattito sulla loro presenza qui, mettendoli quindi in condizioni di discutere sul fatto che erano qua, non erano qua, quando questi bambini e queste bambine avrebbero avuto piacere ad essere qua, perché di fronte a un pubblico adulto, bipartisan o comunque insomma sia di maggioranza che di opposizione, pronto ad accoglierlo e pronto a dimostrare quella che è la solidarietà di cui poi altri consiglieri hanno ben parlato. Quindi da momento che poteva essere piacevole, in cui tutto il Consiglio Comunale, ripeto tutto il Consiglio Comunale, poteva dimostrare a questi bambini e a queste bambine questo gesto, questo poteva trasformarsi in un momento per loro spiacevole. Quindi proprio perché non strumentalizziamo, e non è questa la nostra intenzione, ma la nostra priorità è il benessere dei bambini e delle bambine, abbiamo scelto di non portarli qua questa sera. Però peccato, perché è un gesto che sicuramente è un gesto simbolico, politico, però la cittadinanza onoraria è un gesto simbolico, questo da quando è nata. Un gesto di questo tipo, condiviso, come dire, da tutto il Consiglio Comunale, avrebbe raccontato di una città intera che non si divide e che accoglie nelle diverse occasioni bambini e bambine che stanno vivendo un'esperienza che è un'esperienza, credo, intollerabile. Il consigliere Folgetta l'ha ben spiegata e non andrò oltre, come dire, nel descrivere la situazione dei bambini e delle bambine, ma di tutto il popolo, sahrawi. Quindi, quando daremo la cittadinanza onoraria a questi bambini e bambine, qualora il voto appunto successivo sarà poi positivo, faremo quello che ci hanno chiesto i consiglieri e le consigliere. Durante la commissione, quello che ci è stato chiesto è stato di non farlo in consiglio comunale, in un momento pubblico, ma di farlo noi, da soli, con il sindaco o con la giunta. Questo è quello che ci è stato chiesto in commissione. Quindi questo è quello che faremo. Apprezzo però, come dire, l'intervento che sento ora, perché in commissione
Commissione non l'ho sentito, mi fa piacere sentirlo e lo apprezzo, apprezzo come dire la disponibilità e l'interesse ad essere poi presenti per poter condividere insieme alla Giunta questo momento, e quindi cercheremo di capire se questo è come dire possibile, e qualora lo fosse vi inviteremo volentieri, proprio perché questo è come dire il significato dell'azione che volevamo portarvi qua stasera. E a chi ci ha riportato una serie di dubbi sul fatto che in questo modo volevamo dare solo ed esclusivamente visibilità a questo momento, ricordo che è proprio di visibilità che questo popolo ha bisogno, visibilità che gli permette di far conoscere la loro causa, la causa di un popolo che è stata ben descritta, che vive da 40 anni confinato in un deserto. Quindi la visibilità è quello di cui questo popolo ha bisogno, perché forse c'è poca, troppo poca informazione rispetto a questo. Quindi benvengano tutti i riflettori, benvengano i comunicati stampa e tutti gli articoli di giornale su questo popolo, perché questo è quello di cui hanno bisogno, che venga portata alla luce anche una causa che è nascosta e che pochissimi, ahimè, conoscono. Mi spiace per diversi motivi, sono contenta che però altri consigli non comunali ma di altro tipo invece accoglieranno i nostri bambini e le bambine. Settimana prossima saremo ospiti per esempio del consiglio provinciale, che invece ci ospita insieme a tutti i nostri 10 bambini e le nostre bambine. Non abbiamo ancora la data, ma c'è già la disponibilità anche del nostro consiglio regionale ad accogliere i bambini e le bambine. Quindi mi spiace che il Comune di Sesto, comunque che il Consiglio Comunale di Sesto non abbia potuto farlo, ce ne sono altri evidentemente che l'hanno ritenuto insomma fattibile, o che comunque non hanno intravisto questa strumentalizzazione che ahimè è stata riportata. Voglio solo ricordare che il progetto Piccoli Ambasciatori e Piccole Ambasciatrici di Pace, che citava prima il consigliere Foggetta, prevede un accordo tra diverse realtà che sono nazionali e non solo. Sicuramente con l'Associazione Nazionale di Solidarietà per il Popolo Sahrawi e con il Fronte Polisario e i rappresentanti e tutti i partner locali, ma anche con la direzione, come abbiamo già detto in commissione, con la direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre che con il Consolato d'Italia ad Algeri. Questo è importante dirlo, perché quando l'abbiamo ripetuto in commissione, come dire, c'è stata anche forse sorpresa rispetto al fatto che non è sicuramente un progetto arrangiato o comunque un'attività che l'amministrazione sestese porta avanti in solitudine senza una rete che è quella nazionale e istituzionale, di cui tutto questo progetto in tutta Italia non soltanto fa parte. Quindi era importante condividerlo. E mi preme anche condividere quelle che sono alcune delle linee guida che ci vengono proprio mandate dall'Associazione Nazionale e che ci dice di portarle avanti, perché fanno parte del patto tra il Ministero e l'Associazione Nazionale. E che sono: 1. Il raggiungere la rilevanza nazionale attraverso iniziative che comunicano amicizia e solidarietà verso i bambini e l'intero popolo Sahrawi. Permettere loro di testimoniare la causa del proprio popolo, favorire la conoscenza della realtà dell'infanzia Sahrawi da parte delle istituzioni e della società civile, dell'opinione pubblica e del mondo dell'informazione. Quindi quello che ci chiede non una singola persona o un singolo rappresentante, ma quello che ci chiede il patto che il nostro Ministero ha firmato con il Ministero Sahrawi è quello di dare visibilità a questo popolo, e noi a questo stiamo semplicemente facendo fede, portando avanti insomma. Concludo con una nota in realtà positiva che mi piace condividere con questo Consiglio Comunale, che è di pochi giorni fa, del 3 luglio, che è il giorno in cui si è costituito l'intergruppo parlamentare di solidarietà con il popolo Sahrawi, che riunisce parlamentari appartenenti a diversi gruppi della Camera e del Senato,
con l'obiettivo chiaramente di sviluppare iniziative, studi e attività a sostegno dell'autodeterminazione di questo popolo. Sono contenta perché all'interno di questo intergruppo hanno aderito rappresentanti di tutte le forze politiche, PD, PDL, Scelta Civica, SEL, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega Nord, a dimostrazione che questa è una causa condivisa da parte della nostra Italia, della nazione, e che ha come obiettivo proprio questo, quello di puntare i riflettori su questa causa, che è una causa, ahimè, dimenticata. Grazie all'assessore Iannizzi. Come previsto, procediamo con la dichiarazione di voto, iniziando dal gruppo Giovani Sestesi, la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente, sono contenta della precisazione che ha fatto l'assessore Iannizzi, nel senso che noi ci eravamo lasciati in commissione aspettando una risposta, se i bambini, probabilmente visto le discussioni che sono emerse in commissione, sul fatto se i bambini era opportuno o no che partecipassero al Consiglio Comunale. Ribadisco che per noi il Consiglio Comunale non era il luogo adatto. Ho citato i giardini prima, perché noi in campagna elettorale abbiamo presenziato contro a questa cosa, in silenzio e con rispetto, e sottolineo in silenzio e con rispetto, non ci siamo mai opposti a quello che stavate facendo, quello che stava facendo il candidato di sindaco Monica Chittò. Abbiamo presenziato con le bandiere in silenzio e con rispetto. Consigliere Foggetta, la lista civica dei Giovani Sestesi non ha pagato nessuno in campagna elettorale. Lei semmai ha visto per strada me e molte delle persone che sono là sopra. E non penso che del nostro gruppo lei abbia fermato qualcuno che le abbia potuto dire che veniva pagato e non sapeva per quale motivo. Del centro commerciale poi non ne abbiamo parlato e non abbiamo fatto i manifesti perché non avevamo nient'altro da fare, ma perché del centro commerciale se ne è parlato per tanto e per tanto tempo, sotto forme diverse, cambiava tipologia, cambiava locazione, ma del centro commerciale se ne è sempre parlato. E siccome, come tutti sapete, uno degli argomenti a cuore dei Giovani Sestesi è il commercio di vicinato e la tutela del commercio di vicinato, ci siamo schierati contro il centro commerciale. Ciò detto, noi votiamo a favore di questa delibera, come avevamo votato a favore del regolamento per la cittadinanza onoraria. A questo punto, visto quello che giustamente l'assessore ha detto, ci rimettiamo alla decisione del sindaco e della giunta e verremo poi a conoscenza del fatto se ci sarà dato atto di partecipare, di presenziare o meno a questa onoreficenza, e basta. Votiamo a favore, grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Prego. Sì, innanzitutto volevo chiedere scusa se ho dato adito a fraintendimenti, non parlavo della lista Giovani Sestesi quando ho parlato di persone che giravano in campagna elettorale pagati e non sapendo di che cosa si trattasse effettivamente. Chiedo scusa se ho dato adito a questo fraintendimento, tutto il resto lo sottolineo con forza. Dopodiché, niente, io mi appiglio a un pezzo dell'intervento dell'assessore Iannizzi e dico che sì, che se ne parli sempre di più è meglio. Io volevo solo dire che se i bambini fossero venuti qui domani, forse sarebbe uscito un articolo sul giornale che avrebbero letto in tot. Grazie a questa polemica di questa sera, domani questo articolo verrà fuori molto più grosso, molto più spesso e molto più importante, e quindi di Sahrawi ne parleranno in molti di più e forse qualcuno si informerà di più, quindi ringrazio anche per questo dibattito di questa sera. Logicamente noi votiamo favorevolmente. Grazie al consigliere Foggetta. Gruppo misto, la consigliera Landucci, prego. Sì, grazie. Devo dire che il dibattito di stasera, a parte forse l'intervento di Andrea Rivolta, mi pare che, come dire, sia scaduto in polemiche che trovo assolutamente fuori posto da parte di tutti, e devo dire in particolare da chi sembra voler sempre rimescolare la polemica, e mi riferisco al consigliere della rifondazione della sinistra, e il quale, come dire, invece di portare avanti le proprie istanze giuste, condivisibili o meno,
è sempre sgradevolmente odioso nei confronti dell'opposizione, no? Cioè è del tutto gratuitamente. Io mi stupisco che questo sia permesso, perché devo dire che questo fa diventare, come dire, antipatiche tutte le cause che supporta, perché vorrei capire cosa c'entrava il riferimento a quello, a cose, poi del tutto, come sempre, queste accuse anonime, no? Ma non mi riferiva a questo, mi riferiva a un altro, però un'altra cosa. Cioè, veramente, in questo caso siamo di fronte a dei bambini che stanno soffrendo una situazione in cui purtroppo credo che non abbiamo grande possibilità di agire. Sono questioni molto complesse, non credo che tutta la ragione stia da una parte, tutto il torto stia da un'altra. Comincio ad avere un po', come dire, a preoccuparmi un po' per questi nazionalismi sempre più forti, no? Per cui naturalmente questi hanno diritto all'indipendenza, allora deve anche il popolo basco, che non è meno diverso dagli spagnoli di quanto questi siano, anzi questi sono sicuramente meno diversi. Oltretutto mi ha dato molto fastidio di questo del consigliere Foggetta, io ho sentito la frase odiosa, non tutti i musulmani, questi qui sono lotte tra musulmani, sono musulmani sarawi, sono musulmani marocchini, sono musulmani mauretani, cosa c'entra? Cosa c'entra? Cioè vorrei capire cosa c'entra, niente, niente. Cioè, i poveri bambini strumentalizzati in maniera vergognosa da chi invece di aiutarli a questo punto chiaramente li usa, no? Cioè, mi sembra che il consigliere Foggetta sia tra quelli che peggio usano di questi bambini. Ripeto, l'unico che ha parlato in maniera assolutamente condivisibile è il consigliere Rivolta, che ha detto le uniche cose che bisognava dire. Cioè, sono bambini a cui dobbiamo dare una mano, che sicuramente vivono peggio dei nostri bambini. Hanno problemi maggiori e grandi difficoltà. E quindi perché dovremmo non condividere questa posizione, che mi sembra del tutto condivisibile, senza bisogno di dire cose che non c'entrano niente, non c'entrano niente. Perché qui non possiamo noi decidere di politica internazionale, perché altrimenti sarebbe un discorso troppo più lungo, complesso e che va sopra la testa di questi bambini, che sono delle vittime di politica internazionale, delle vittime pesanti, anche perché stiamo parlando di nazionalismi, di Stato, queste, cioè, parole che non so quanto abbiano valore a livello tribale di come si vive lì. Stiamo parlando di Stati, nazioni che hanno una storia nella nostra Europa. Non so quanto questo sia accettabile e condivisibile a livello di quando mai questa popolazione è stata autonoma a livello tribale. Quest'idea che noi dobbiamo fondare 20.000 stati diversi in Africa ha dato, secondo me, dei risultati pessimi. Non capisco perché non potremmo creare una federazione del Sahara occidentale, che sarebbe probabilmente meglio per tutti, marocchini, mauretani e sarawi. No? Forse starebbero meglio tutti, in posti dove sicuramente non si sta troppo bene e dove i problemi sono molto forti e dove forse certe rivendicazioni continue alla fine fanno il male dei bambini invece di fare il bene dei bambini. Io credo che forse dovremmo capire anche questo. E forse l'ha capito per primo il fronte Polisario quando giustamente ha deposto le armi. E stiamo cercando una soluzione che probabilmente potrebbe essere quella di una federazione, visto che da sempre quei popoli vivono in zone dove fino al colonialismo moderno degli spagnoli non si sapeva neanche cos'era uno Stato, così come li chiamiamo noi. Non si sapeva, perché c'era un califfato e indubbiamente era un califfato che andava da Istanbul fino all'Atlante sul Mediterraneo. Come no? Ma cosa dice Foggetta? No, cosa dice? Cosa dice? Che c'era lo Stato con il Parlamento nel 1600 nei Sahrawi? Ma non diciamo stupidaggini, per favore, che ne ho sentite anche troppe. Dopodiché i bambini van bene, gli diamo la cittadinanza onoraria, condividiamo tutti, però non strumentalizziamo politicamente quello che spesso non conosciamo. Perché devo dire che le sue lezioni di storia sono veramente patetiche. E quindi ogni volta che le fa, devo dire, viene voglia di andare contro, deve chiudere, non per i propri bambini, ma per la cumulo di stupidaggini che si sente. Grazie. La consigliera Landucci, gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente, buonasera. Allora, noi voteremo a favore della delibera
ci atteniamo al testo della delibera e a quanto viene richiesto nella delibera. Siamo quindi a favore della cittadinanza onoraria concessa ai bambini del Sahrawi. Riteniamo questo un gesto di apertura al diverso e di accettazione della realtà di un popolo più sfortunato di noi. Detto questo, quando ci sarà la celebrazione, speriamo, non io personalmente non lo garantisco, però speriamo di poter partecipare. Grazie. Grazie. La consigliera Franciosi, Popolo della Libertà, consigliere La Miranda, prego. Favorevole. Grazie. Gruppo Italia dei Valori, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole, però anche io volevo dire due parole perché secondo me effettivamente questa sera si è persa un'occasione. Si è persa un'occasione perché noi andiamo a votare una delibera nella quale è contenuta una lista di nomi di bambini che purtroppo per una polemica non possono essere presenti, quindi non abbiamo l'opportunità di guardarli in faccia. A me sarebbe piaciuto che dietro questi nomi ci fosse stato anche un viso, conoscerli. Anche perché, devo essere sincero, io ho trovato veramente brutto il dire che il consigliere Foggetta è il primo che strumentalizza i bambini, perché il consigliere Foggetta sta facendo un lavoro, soprattutto con una bambina, molto profondo, e spesso e volentieri, a volte, quando non può esserci in alcuni appuntamenti politici, è proprio perché segue questa bambina. Quindi veramente stasera abbiamo preso una bella cantonata. Dopodiché noi voteremo favorevoli e, come abbiamo fatto con la delibera della cittadinanza, per la cittadinanza onoraria, crediamo in questo strumento e crediamo che anche in futuro debba essere valorizzato. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente. La delibera ci vede, come ho detto io nel mio intervento, sicuramente favorevoli, anche perché stiamo parlando di un mondo noi caro. Ricordo che noi abbiamo una mozione presentata da parecchi mesi che giace per via di una burocrazia lenta in discussione in Consiglio, quindi figuriamoci se non andiamo ad approvare un argomento simile. Però vorrei dire che in effetti è molto stucchevole questo dibattito che è emerso. E condivido anch'io l'opinione della consigliera Landucci che l'intervento della maggioranza da parte del consigliere Rivolta è stato quello maggiormente calibrato. Non voglio far polemiche con nessuno, però consigliere Foggetta, mi sembra che lei abbia strumentalizzato veramente questi bambini col suo intervento. Io ritengo che questa sia la posizione emersa questa sera. Nessuno ha voluto strumentalizzare, io ricordo solo, lo dico l'assessore, che durante la commissione ci siamo trovati d'accordo anche il consigliere Rivolta, si era valutato sull'opportunità per ragioni di privacy di far o meno presenziare i bambini. Io rimango e resto quel momento lì. Di altre polemiche che sono sorte noi non ne siamo a conoscenza. Io ricordo soltanto che in commissione si è letto per ragioni di privacy. Detto ulteriormente questo, concludo che stasera abbiamo due argomenti importantissimi e fondamentali, che sono lo stato delle nostre farmacie comunali, quorum zero. E noi abbiamo aderito di discutere velocemente questa delibera, non per togliere qualcosa ai bambini, ma abbiamo anche detto non togliamo tempo senza nulla togliere questo argomento importante agli argomenti successivi. Tant'è che il consigliere Rivolta ha detto, vorrà dire che finiremo le 3 di notte come la questione Bergamella. Ecco, io mi auguro che abbiamo dedicato un'ora assolutamente a questo importante argomento e credo che debba andare in conclusione, però che non diventi un motivo per non discutere gli altri due argomenti dell'ordine del giorno. Quindi il nostro voto è favorevole. Grazie. Consigliere Caponi, Gruppo Partito Democratico, la parola alla consigliera Antonioli, prego. Grazie signor Presidente. Allora, onde evitare di entrare nelle polemiche perché veramente vengono strumentalizzate tante cose. Comunque abbiamo già fatto l'intervento prima, per quanto detto prima siamo d'accordo. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Prego. Sottopongo a votazione la proposta di delibera relativa alla concessione della cittadinanza onoraria ai bambini Sahrawi. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 21. Il Consiglio approva all'unanimità. Per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Procediamo con la seconda votazione, prego. Fine votazione.
Consiglieri presenti 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 21. Il Consiglio approva all'unanimità. Passiamo al secondo punto, azienda speciale farmacie comunali. Chiesto la parola un attimo. Così, no, prego Facetti, prego. Chiesto la parola un attimo per fatto personale. È la seconda volta, io faccio sempre, sono un provocatore per, di origini pugliesi, evidentemente tale. Io sono un provocatore, ma è la seconda volta che qui mi si offende e volevo dire semplicemente, consigliere Arnaducci, lei fino a un mese fa era con la Lega Nord, quindi quando parla di certi nazionalismi si ricordi anche della sua storia recente. Grazie mille. Per cortesia, no, senza polemiche, grazie. Andiamo avanti col secondo punto, azienda speciale farmacie comunali di Sesto San Giovanni. Modifica lo statuto sociale. Agli atti risultano due relatori di commissione, il consigliere Rivolta e il consigliere La Miranda. Chiedo scusa Presidente, sulla mia nomina come relatore la lascio al consigliere Capone per questioni tecniche. Va bene, lo rettifico. Consigliere Rivolta. Sì, allora prima di passare la parola ai relatori di commissione, dopo. La parola al relatore di commissione, consigliere Rivolta, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, la delibera di questa sera va a modificare lo statuto delle farmacie, dell'azienda delle farmacie comunali. Allora, preso atto e in seguito anche alla comunicazione del sindaco avvenuta nello scorso consiglio comunale, si interviene sullo statuto nella misura in cui si costruisce la possibilità di revocare, ma io leggerei gli articoli perché onestamente non ha senso che li... articolo 7 bis, scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina di un commissario straordinario. Fermo restando le ipotesi di revoca dei singoli consiglieri, il sindaco procede allo scioglimento del Consiglio di amministrazione nei casi di rilevante inadempienza significative, a partire dalla mancata approvazione del bilancio dell'azienda e più in generale dal mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati alla stessa, ovvero quando cessano dalle loro funzioni i 3/5 dei componenti del Consiglio. Punto 2, in caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, ai sensi del comma precedente, il sindaco a garanzia di continuità amministrativa per il tempo necessario alla ricostituzione dell'organismo di amministrazione ordinaria dell'azienda, secondo le vigenti modalità, può procedere all'immediata nomina per un periodo massimo di 180 giorni di un commissario straordinario avente i requisiti previsti per i componenti del Consiglio di amministrazione e di poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'azienda. Il commissario straordinario sarà individuato prioritariamente tra i dipendenti del Comune. Allora, questa è la delibera in oggetto. La discussione in Commissione ha visto innanzitutto l'illustrazione da parte della dottoressa Di Girolamo e poi una serie di interventi che hanno posto diverse domande e evidenziato alcune questioni. Vediamo in ordine, il consigliere Caponi ha posto, visto la straordinarietà della situazione e della vicenda, si è posto e ha posto alla Commissione come dire, la necessità che il commissario abbia un rapporto stretto con il Consiglio Comunale e che quindi abbia, come dire, sia costruito un canale, un rapporto continuo, poiché essendo come nello stesso ruolo del Presidente del Consiglio di amministrazione, ma in mancanza anche di un Consiglio di amministrazione, ha posto la questione di costruire una scadenza entro in cui il commissario venga a relazionare. Ha posto poi alcune questioni riferite ai criteri con cui si seleziona il commissario. E su queste due questioni, no, sulla prima questione c'è stata già in commissione, come dire, da parte del sindaco, poi lo troverete in un emendamento che è stato fatto alla delibera, una disponibilità ad intervenire, comunque a far intervenire il commissario a 60 giorni di distanza dall'insediamento.
mentre sui criteri valgono i criteri, quelli della delibera quadro che viene votata all'inizio della consiliatura, in cui si esplicitano i criteri con cui si scelgono i membri dei consigli d'amministrazione. Il consigliere La Miranda invece ha posto due problemi, principalmente. Una questione riferita alla governance, cioè ha chiesto che si scelga da subito se di andare verso un consiglio di amministrazione ridotto da 5 a 3 membri, per ridurre evidentemente i costi ma anche per semplificare la governance. Su questo altri consiglieri hanno chiesto invece di andare direttamente a una scelta che identifichi in un'unica figura l'amministratore e il presidente del CDA, insomma adesso non conosco il termine tecnico, ma in una figura unica, saltando così l'ipotesi del consiglio di amministrazione. Faccio per esempio l'esempio del CORE, in cui da oramai alcuni mesi non esiste più il consiglio di amministrazione. Dopodiché invece la consigliera Aiosa ha posto giustamente la necessità di avere al più presto un'interlocuzione col commissario per capire qual è la situazione oggi, visto che siamo nei primi 6 mesi, ma questo è meno tema della delibera, ma sicuramente tema specifico riguardante questa partita. Il consigliere La Miranda ha posto anche poi una questione che nel corso dei giorni, in questi giorni in cui abbiamo in parte lavorato alla costruzione dell'emendamento, poi ha rivelato di avere diverse sfaccettature, cioè le scelte del commissario sono scelte, possono essere, la sostanza è, possono essere scelte straordinarie, e se sono scelte straordinarie vengono prese, come dire, senza consultare il Consiglio Comunale. In verità la legge dice che le aziende speciali hanno piena autonomia rispetto alle scelte, che al Consiglio Comunale spettano le scelte di indirizzo. Se invece noi andiamo a approfondire e a verificare lo statuto delle farmacie comunali, azienda speciale di Sesto San Giovanni, come poi abbiamo chiarito e ho chiarito anche agli altri consiglieri capigruppo nella costruzione dell'emendamento, lo statuto delle farmacie comunali limita di fatto in maniera fortissima i poteri di azione straordinaria, per cui per esempio la cessione di parti di azienda o di immobili dell'azienda non possono avvenire assolutamente, sono atti che seguono semplicemente ad un atto di indirizzo del Consiglio Comunale. Queste sono un po' le questioni che sono emerse. È evidente che poi parte della discussione si è concentrata, ma io credo che questo lo lascerei al dibattito di questa sera, su, come dire, la gestione delle farmacie negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ma questi in sostanza sono gli appunti che io mi sento di riportare significativamente rispetto alla discussione in commissione. Grazie. Grazie al consigliere Rivolta. La parola allora al relatore di commissione, consigliere Capponi. Sì, grazie Presidente, e ringrazio anche il collega La Miranda di avermi così lasciato questo compito, anche perché è un argomento che abbiamo trattato in maniera molto pressante in commissione. Beh, io devo fare delle piccole integrazioni rispetto al consigliere Rivolta, perché il consigliere Rivolta riporta soltanto la commissione alla quale ha presenziato il segretario generale. Io credo che invece per avere un quadro generale e oggettivo del reale accadimento dei fatti occorra fare un passo indietro. Le commissioni sono state tre. C'è stata una prima commissione alla quale era stato invitato il presidente delle farmacie, il quale ha, senza pervertire nessuno, dato disdetta, non si è presenziato. Siamo rimasti ad attenderlo circa un'oretta e poi, senza aver notizie, abbiamo sciolto la commissione. Da lì sono nate alcune nostre chiarimenti, alcune nostre delucidazioni. Devo dire che il capo di gabinetto, dottor Finazzi, si è reso disponibile e immediatamente su nostra richiesta ha convocato la commissione il giorno successivo. Il giorno successivo è stato convocato il vicepresidente delle farmacie comunali, al quale sono state poste anche le domande che diceva il consigliere Rivolta, ma non solo. Perché al consigliere, al vicepresidente vicario, sono state poste una serie di domande specifiche, perché poiché c'era stata anche riferita ad una possibile perdita quantificata in 470.000 euro da parte del consulente nominato prescelto dall'amministrazione, noi abbiamo chiesto, in assenza del presidente, visto che lui faceva parte della governance passata, dall'inizio dell'anno a giugno, quale tipo di strategia avesse inteso adottare per cercare di arginare queste perdite. Abbiamo chiesto anche qual era il piano strategico sul piano dell'organizzazione delle risorse umane per quanto riguardava la gestione del magazzino,
per quanto riguardava il piano industriale, infatti, rispetto all'anno precedente. E non ci sono state date risposte. C'è stato da parte del vicepresidente una scena muta, comunque non ha risposto adeguatamente, tant'è che alcune forze della minoranza hanno chiesto le dimissioni immediatamente. Mi pare anche di ricordare che questo atteggiamento di sconcerto sia emerso anche da parte dei consiglieri della maggioranza, ma credo che fosse stato più che legittimo quel tipo di sconcerto, perché credo che le farmacie comunali rappresentino in effetti un patrimonio della città. Successivamente si è svolta un'altra commissione con la presenza del sindaco, se non ricordo male, il quale ci ha dato ampie garanzie su una sua pronta, su un pronto intervento e interessamento diretto da parte del sindaco, e aveva individuato appunto una figura di commissario straordinario, e in quella sede si è discusso della modifica dello statuto. Da parte di alcuni membri dell'opposizione, oltre alle rassicurazioni da parte del sindaco, che ha detto chiaramente di farsi carico e di impegnarsi in prima persona nella gestione di questa vicenda difficile, abbiamo chiesto semplicemente alla minoranza quali fossero le ragioni che portassero ad una straordinarietà del commissariamento. Perché ciò che veniva discusso non era in sé il commissariamento e la modifica dello statuto, ma capire quali erano le ragioni per le quali si deve andare incontro ad un commissariamento straordinario. Tant'è che abbiamo sollevato, è stato sollevato in quella commissione anche la totale assenza di trasmissione da parte dell'amministrazione del bilancio alle forze di minoranza, e devo riconoscere che stasera, dopo una telefonata col sindaco, ci è arrivato il bilancio delle farmacie prima di venire in consiglio alle 18.30. Questo per dare un reale cadimento dei fatti, assolutamente non è con nessun tipo di spirito polemico, ma fondamentalmente la Commissione ha chiesto, da parte dei banchi della minoranza, di capire, di condividere, di comprendere le ragioni, di conoscere le ragioni per le quali si vuole andare incontro a un commissariamento straordinario, anche perché è una questione che riguarda tutti. Soprattutto stiamo parlando di posti di lavoro, stiamo parlando di funzione sociale e stiamo parlando di un'azienda partecipata dal comune. Finisco nel dire che alcuni esponenti della minoranza hanno rilevato che se il commissariamento straordinario vale per ogni partecipata che è in perdita, quindi deve diventare una regola generale, vuol dire che ogni società partecipata che presenta una perdita deve andare incontro non ad una nomina di un nuovo CDA, che secondo noi, secondo la minoranza, era la regola normale da attuare. C'è un CDA che si dimette, se ne propone, se ne nomina un altro immediatamente senza indugio, ma qualora capitasse allora anche per un'altra partecipata una situazione di perdita, avremmo dovuto comunque prevedere questa nuova tipologia di intervento, ovvero il commissariamento straordinario della società in perdita. Grazie al relatore. Consigliere Caponi, dare la parola al sindaco, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere, e una buonasera anche alle lavoratrici e ai lavoratori delle farmacie che sono presenti qui con noi questa sera. La straordinarietà dell'atto credo venga fuori dalle relazioni che sono state fatte. Un presidente di un CDA che non si presenta, una direttrice, questo non è stato detto, che dà le sue dimissioni una settimana prima senza informarne, e la presa d'atto poi immediatamente di una situazione economica molto differente da come era stata spiegata nei pochi mesi precedenti, è chiaro che necessitano una massima attenzione da parte dell'amministrazione comunale per un'azienda storica e importante della nostra città. Quindi non generalizzerei. Certo che se nel passato, permettetemi il piccolo passaggio doloroso, se nel passato ci fosse stata altrettanta attenzione su altre agenzie che sono fallite, ecco, forse sarebbe stato meglio. Quindi rivendico completamente e in modo determinato la scelta della straordinarietà della decisione. Non riprendo le comunicazioni svolte in modo dettagliato nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 25 giugno, limitandomi a qualche precisazione che consente di collocare in un contesto puntuale ed esaustivo l'intervento normativo che viene proposto stasera all'esame del Consiglio, perché è di questo che stasera
parleremo e sul quale poi dovremo andare a votazione. Si intende procedere al commissariamento dell'azienda per consentire il pieno ripristino delle condizioni per un andamento aziendale ordinario. Sul piano della governance in primo luogo, ma anche sul piano dell'avvio del percorso della messa in sicurezza dell'azienda. A tale proposito, avevamo assicurato che il nuovo direttore ed il suo consulente avrebbero riferito entro fine giugno sulla situazione finanziaria dell'azienda. Non è stato ancora possibile mantenere questo impegno in quanto il reperimento dei dati ed un'analisi puntuale della situazione societaria risultano allo stato degli atti alquanto complessi per grave carenza di informazioni disponibili. A tale riguardo intendo chiedere al commissario che nominerò di dare incarico affinché venga predisposta da un soggetto esterno ed indipendente una due diligence dell'azienda. Tale intervento supporterà l'azione del direttore e del consulente di ricognizione dello stato dell'arte, rappresenterà la premessa per l'elaborazione di un piano finanziario e la stesura del piano industriale. Di tale due diligence, del suo svolgimento e dei suoi esiti, il commissario straordinario riferirà al Consiglio con la massima urgenza. Si è discusso molto, anche in commissione, sulle funzioni da porre in capo al commissario e sulla sua legittimazione ad adottare atti di natura straordinaria. Fermo restando che condivido la proposta di escludere l'attività straordinaria dalle prerogative commissariali, vorrei comunque evidenziare come sia la situazione aziendale ad essere straordinaria, a richiedere interventi ordinari dal punto di vista societari, ma urgenti. Una considerazione sui criteri di scelta delle persone che stanno gestendo e gestiranno i prossimi 6 mesi dell'azienda. La scelta che ho operato per la direzione è quella di un professionista serio e sperimentato nel campo finanziario. La scelta per la consulenza organizzativa è quella di un professionista sperimentato nella direzione di strutture pubbliche e private che ha dimostrato considerevoli capacità di riorganizzare la Fondazione Pelucca. Mentre per il commissario straordinario mi orienterò su di una figura che svolge un ruolo istituzionale e che ha sviluppato nel corso degli anni competenze sulle problematiche del lavoro e della gestione del personale. Grazie. Grazie al sindaco. È aperto il dibattito. Ha chiesto la parola. No, scusi, Presidente, per fatto personale, ma semplicemente per dire una cosa. Condivido con la consigliera Landucci che ognuno usa il suo tempo come vuole, però se si dice che la mia relazione è lacunosa devo intervenire, perché la relazione questa sera è sulla delibera che va in consiglio e sulla commissione che è stata riunita e io ho relazionato su quella cosa lì. Se poi durante il dibattito in consiglio sul bilancio si è persa l'occasione per intervenire e dire queste cose, non si può fare questa sera. Cioè si può fare, ma almeno non si dica che io sono stato inadempiente. Io ho relazionato sul dibattito. Invito chi vuole, download sestosg.net, a risentirsi la commissione. Così verificherà qual è stato il tenore e il livello degli interventi e le cose che sono state poste in commissione. Una commissione, non 3 commissioni. Grazie. Sono aperti gli interventi su questa delibera. Scusa, poi dopo scateni un po' l'orologio. Ha chiesto la parola la consigliere Landucci, ne ha facoltà, prego. Devo dire che questa volta l'intervento del consigliere Rivolta non mi è sembrato così puntuale, nel senso che è chiaro che qui stiamo discutendo una delibera tecnica, ma questa delibera tecnica nasce da una situazione delle farmacie molto pesante, cioè non è che ci siamo svegliati a decidere di commissariare, no, di fare questo articolo perché improvvisamente non piaceva più al sindaco, alla giunta, a questo consiglio d'amministrazione, no? È chiaro che c'è una situazione drammatica. Situazione drammatica che è il frutto di 7 anni di errori.
Oggi ho letto, è vero che ci hanno mandato i bilanci che avevamo chiesto, ce l'hanno mandati alle 6:30, ci riunivamo alle 8, devo dire che l'anticipo non è stato perspicuo. Sono riuscita a leggere soltanto la relazione dei revisori, i quali dicono che questo è il settimo anno di perdita, sette anni. E in questi 7 anni, devo dire che ogni volta che si è evidenziata una perdita, l'amministrazione che era in carica allora, che è quella in carica adesso, e i consiglieri di maggioranza hanno fatto muro a difesa di quello dell'esistente. Hanno fatto muro. Ogni volta ci è stato presentato un salvatore della patria. Quest'anno eravamo in perdita, ma l'anno prossimo ci abbiamo un coniglio dentro il cappello che sarà un coniglio tremendo, che funzionerà benissimo. E questo, se non sbaglio, è successo anche il 5 dicembre ultimo scorso, in cui tutti coloro che sono seduti adesso alla parte della maggioranza si sono alzati e hanno detto che erano convinti delle parole del presidente Brusati, che aveva detto, e del direttore Francesco, che sono stati ringraziati per il lavoro che hanno fatto, per la dedizione che mostravano e come era bello il mondo che ci si presentava, e che sicuramente il 2012 sarebbe andato bene, quasi pareggio, e il 2013 saremmo avuto rosei risultati. Allora, adesso bisognerebbe cospargersi almeno, e questo lo chiederei al consigliere Rivolta e anche direi al sindaco e a tutti gli altri, un po' di cospargersi il capo di cenere e dire: ci dispiace, abbiamo sbagliato continuando pervicacemente a dare fiducia a persone che noi vi dicevamo che non la meritavano. Cioè, ogni volta voi dovete arrivare a inciampare, a cadere, a battere il naso, quando noi avevamo già visto, questo è successo anche con l'assessore di Leva e tutto il resto, quando noi l'abbiamo detto, voi avete fatto profferte di fiducia, vi siete proprio sdraiati a pelle di leone a dire come erano bravi. Quello che non è stato detto di questo Brusati, che aveva un'aria assolutamente inaffidabile dal primo momento che l'abbiamo visto e che ci ha proposto una roba che era chiaramente pericolosa. E se andate a rivedere i nostri interventi, l'abbiamo detto subito. Il passaggio di misteriosi pacchi di medicinali che nessuno di noi sapeva, vedeva e veniva aperto, e che avrebbe dato 4 milioni di euro il primo anno e 8 milioni di euro il secondo anno, e poi avremmo anche trovato o di scavare una buchetta che era piena di monete d'oro, come dicevano il gatto e la volpe a Pinocchio, e noi abbiamo fatto Pinocchio, cioè voi avete fatto Pinocchio. Perché noi abbiamo detto che erano cose che non si facevano, che non andavano bene. Quindi adesso forse dovreste ascoltare quello che diciamo noi e una volta tanto, dopo 7 anni, fare quello che diciamo noi. Perché magari riusciremo ad evitare di far fallire le farmacie, perché ormai ci siamo vicini. Ormai ci siamo vicini, e io non entro nel discorso dell'agenzia Milano Metropoli a cui ho accennato senza nominarla al sindaco, perché l'agenzia Milano Metropoli ha funzionato fin quando ci sono stati i soldi della chiusura della Breda. Dopodiché, siccome era un'azienda di scopo, doveva essere semplicemente chiusa. Doveva essere chiusa, non tenuta prima per Terragni, poi per Mascaretti, poi per tutti gli altri che qui non nomino perché sono più presenti, va bene? Che non bisognava fare questo, perché erano semplicemente degli stipendifici, così come abbiamo visto che il Consiglio di Amministrazione delle farmacie, quando abbiamo parlato l'altra sera col vicepresidente, è stato evidente che quello era della bellissima Federazione della Sinistra, era lì per prendere una prebenda, non sapeva neanche come si chiamava. È chiaro? Nomina puramente politica fatta dal sindaco Oldrini con l'acquiescenza di tutta l'amministrazione precedente, dove l'unico che doveva avere la testa era Brusati con la Francesconi, e gli altri erano lì, tranne il nostro di minoranza che era stato messo perché lo
semplicemente per prendere la prebenda, che erano, cos'erano, 10.000 euro l'anno. E questo vale, per tutti, mentre gli altri due, Brusati e Francesconi, erano il gatto e la volpe degli zecchini che venivano fatti nella buchetta. È chiaro? Allora adesso vogliamo voltare pagina e dire per favore abbiamo sbagliato e stiamo rischiando di far fallire la nostra società e non nasconderci dietro stupidi scusi rivolta, tecnicismi. Qui noi dobbiamo votare, ma certo che dobbiamo votare una roba che è, come dire, un modo per fare piazza pulita, che oltretutto nessuno ci ha spiegato il perché non si nomina subito un altro CDA. Forse perché il commissario deve un po' ripulire locali che sono stati lasciati un po' con un po' di qualcosa per terra da raccogliere, perché altrimenti si poteva nominare un CDA. E oltretutto io trovo assolutamente, e qui mi spiace doverlo dire, veramente scandaloso, aver proceduto alla nomina di un direttore, di un nuovo direttore generale e di un aiuto del direttore, senza prima denunciare al Consiglio Comunale la gravità della situazione, che è venuta fuori alla fine di aprile. Noi l'abbiamo saputa e questo io voglio che sia registrato e sia sentito da tutti. Il problema delle farmacie è venuto fuori in Consiglio Comunale perché io, alla riunione dei capigruppo in cui si parlava di mettere in discussione il bilancio, quando c'è stato detto, se non so, mi sembra il Presidente del Consiglio Comunale abbia detto, ma quindi Presidente le partecipate forse, ma le facciamo venire o evitiamo di sentirli, bastano le relazioni, ho detto no, dobbiamo sentire almeno il Presidente delle farmacie comunali, perché altrimenti non sarebbe stato all'ordine del giorno neanche l'audizione del Presidente in cui siamo visti abbia arrivato che il Presidente non c'era. Io direi è scappato, perché speriamo che non sia scappato con la cassa. Ma scappato è scappato. Speriamo che non sia scappato con la cassa a sto punto. Non si è più presentato ed è venuto fuori il bubone. Ma non è venuto fuori perché l'amministrazione ha deciso di essere trasparente e di portarlo. È venuto fuori quando ormai non si poteva più nascondere. Perché c'è stato nascosto dal 22 aprile al 20 maggio, era il 19 giugno, scusate. Perché noi abbiamo fatto la commissione al 19 giugno e solo al 19 giugno siamo stati informati di quello che stava succedendo. Perché fino a quel giorno noi non sapevamo nulla, nulla. Quindi io credo che adesso siamo di fronte a una situazione molto grave, molto grave. E io credo che dopo 7 anni di errori uno peggiore dell'altro, in certi casi, scusate, come io avevo già detto anni fa, ai limiti della legalità, perché l'operazione di Brusati era ai limiti della legalità, Anche per chi come me non se ne intende affatto di farmaci, ma dalla descrizione era chiaro com'era, forse è venuto il momento di dire non siamo capaci di raddrizzare le gambe a questo cane che ci sta scappando di mano. Perché non lo siete. Non lo siete. E la scelta che è stata fatta di questo direttore generale, scusate, non è chiara. Perché stando a Milano abbiamo dovuto scegliere un professionista di Torino che venga qui part-time. Vorrei sapere qual è la causa di questa scelta, che poi magari sarà bravissimo. Io non dico niente di questo, però, come dire, la scelta è perlomeno strana. Consigliere Landucci deve concludere, grazie. Quindi io veramente chiedo che la maggioranza faccia un passo indietro e condivida pienamente quelle che sono le richieste di una opposizione che da anni sta gridando ad un'emergenza sempre pervicacemente negata, prima di arrivare al fallimento della grazie, società. Grazie consigliere Landucci. Va bene, quindi spero che ci sia questo. Dopo anni di cattiva e veramente di cattiva gestione e di scelta di persone
da dimenticare. Grazie alla consigliera Landucci. Andiamo avanti col dibattito. Ha chiesto la parola la consigliera Francioci. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Il bilancio consuntivo del 2009, così come compare sul portale, è stato approvato con la seguente verbalizzazione. Si propone di trovare una soluzione al problema del magazzino, che incide negativamente sui conti dell'azienda e che per tale motivo dovrebbe essere dismesso. Questo veniva già detto nel 2009. Da allora sono passati 4 anni. In questi 4 anni la riserva legale è stata piano piano erosa e dai circa 2 milioni di euro si è passati ai circa 700 mila, di cui ci ha dato conferma la dottoressa Francesconi durante la commissione dello scorso 5 dicembre, ai quali andrà sicuramente sottratta la perdita del 2012 e forse anche quella del 2013. Perché sono passati 4 anni prima che si decidesse di intervenire? Perché finalmente si può dire che siamo intervenuti? E speriamo fortemente che questo intervento porti ad una soluzione del problema. E perché, nonostante tutti i solleciti fatti, sia durante lo scorso Consiglio Comunale del 17 dicembre, sia durante le passate riunioni dei capigruppo, perché in realtà la richiesta di conferimento alla Commissione consigliare competente era già stata sollevata sia da me che dalla consigliera Aiosa in aprile, tant'è vero che eravamo riusciti più o meno ad arrivare a calendarizzare una commissione per il 5 giugno che poi non è stata convocata. Dicevo, nonostante appunto tutti i solleciti fatti durante le passate riunioni dei capigruppo, l'intervento è giunto solo adesso, a metà anno. Siamo di fronte al fallimento completo di un progetto industriale che avrebbe dovuto essere fonte di utili per il nostro comune. Mi sono riletta gli interventi fatti in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo negli anni passati e sono tutti dello stesso tenore. Sembra che nonostante il passare del tempo per le farmacie siamo rimasti fermi al punto di partenza. Qui qualcosa di serio non ha funzionato. L'azione di controllo e indirizzo che il Consiglio Comunale tutto avrebbe dovuto fare negli anni passati non ha funzionato. E non mi riferisco solo a quanto ha detto la minoranza negli anni a rispetto e a riguardo della gestione delle farmacie comunali, ma mi riferisco anche alle promesse fatte da chi ha gestito male questa azienda, promesse mai realizzate e sempre disattese. E questo perché, la domanda sorge spontanea, dov'è che si è interrotta la comunicazione e la collaborazione tra l'amministrazione e l'azienda speciale? Questo secondo noi è un nodo importante da sciogliere, perché secondo noi il problema è lì, non c'è stata comunicazione. Secondo noi non è possibile che un presidente non si presenti in commissione e non dia conto di ciò, o che una direttrice di generale si dimetta dal suo posto di lavoro ad una settimana dall'ultimo giorno di lavoro. Questo non è indice di serietà nel mondo del lavoro. Va bene l'indipendenza di intenti e di gestione che deve essere propria delle aziende speciali, ma qui qualcuno credo si sia dimenticato da dove arrivano i soldi e chi siano i proprietari ultimi dell'azienda. I soldi con i quali hanno lavorato fino adesso, chi ha diretto le farmacie comunali, sono soldi pubblici e l'azienda speciale è un'azienda pubblica. E questo deve poter significare qualcosa. Fare impresa con i soldi pubblici, i soldi di tutti, deve portare l'amministratore ad avere una cura, un'attenzione maniacale per ogni scelta che fa. Noi non ci aspettiamo con questo immobilismo, questo sarebbe altrettanto controproducente, ma ci aspettiamo uno stop e una revisione dei progetti laddove ci si accorga che l'innovazione non porta niente di buono, perché alla fine chi mette i soldi non sono le persone che dirigono l'azienda, ma sono i cittadini. Non dire a questo punto abbiamo sbagliato, ma eventualmente anche eravamo in buona fede quando abbiamo fatto l'errore e cercheremo di rimediare nel più breve tempo possibile, secondo noi non è peccato.
Non gestire correttamente un'azienda pubblica e farla di fatto fallire vuol dire mettere a rischio tutto il sistema di servizi sui quali la cittadinanza conta quando si rivolge alle nostre farmacie comunali. Un sistema che è nato nel 1959 e che ha retto fino ad adesso, nonostante le ripetute crisi economiche, perché dal 59 ad oggi ce ne sono state diverse di crisi economiche. Questa che stiamo vivendo non è l'unica e non sarà l'ultima. Qui non c'è un imprenditore che fallisce e che ci rimette di tasca propria. Qui c'è una città che sta facendo dei sacrifici per poter mantenere i servizi che eroga e che rischia di dover gettare da parte dei sacrifici fatti per andare a ripianare errori fatti da altri. Giusto alla fine di giugno abbiamo parlato di quanto è stato difficile mettere insieme il bilancio del 2013, con tutti i sacrifici e i tagli che si sono dovuti fare. Sarebbe un peccato veramente dover rendere vani quei sacrifici. È ora che le nomine vengano fatte con un minimo di attenzione al settore che viene trattato. Bisogna sempre di più mettere al primo posto la scelta per merito e non per vicinanza politica. È mai possibile che nel CDA non ci fosse un medico o un farmacista? È mai possibile che il curriculum vitae non sia un valore aggiunto e che non venga mai considerato? Speriamo che d'ora in poi, con il nuovo direttore generale, questo almeno sia stato considerato. Ci aspettiamo un'altra cosa importante a partire da questo Consiglio Comunale. Laddove si dovesse ravvisare che i risultati di questi anni siano dovuti ad una mala gestione, ci aspettiamo che l'amministrazione prenda provvedimenti al riguardo verso i responsabili, siano essi il CDA, il Collegio Sindacale o il vecchio direttore generale. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Riflettendo in queste settimane sulla situazione dell'azienda farmacia, ci siamo accorati nei ragionamenti, anche se in mancanza di dati. Da consigliera che nella vita tutti i giorni si sforza al meglio di fare l'imprenditrice, passando per questo tsunami di crisi, di cambio di mercato, di cambio di consumi, agita gli animi vedere che per anni in questo consiglio si sono evidenziati i punti deboli di questa azienda, trovando tra l'altro anche punti di concordanza tra maggioranza e opposizione, ma avendo dall'altra parte come governance dell'azienda una superficialità, possiamo chiamarla, una non capacità di raggiungere gli obiettivi o una non competenza. Ora che il sindaco ha commissariato, che cosa facciamo? Ci potremmo sparare addosso i rimproveri, sarebbe da fare politicamente, ma forse è il ruolo che spetta di più a chi dal 2008 ripete con costanza le stesse cose. Certo che non sta molto bene il lavaggio di coscienza che è venuto fuori anche in commissione dicendo ma tanto c'è il fondo di riserva. Allora vorrei partire dalla conclusione del sindaco Chittò nel Consiglio Comunale di dicembre, dove diceva di non dare retta al vociferare di chi parla di presunte privatizzazioni. Sia ben chiaro che le nostre farmacie non sono un orpello, sono una ricchezza di questa città. L'obiettivo rimane quello di valorizzare. Allora vorrei partire da questa conclusione per dire che non c'è motivo di dubitare di questa affermazione. Primo, perché se dubitassi delle parole del sindaco sarebbe gravissimo. E secondo, perché l'affermazione arriva dal sindaco. Quindi, anche se ci fosse stato un pensiero di buttare giù l'azienda e di annientarla per poi svenderla, credo che non sia opportuno portarlo avanti a livello di pensiero. Mi ricollego però anche alle affermazioni del consigliere Nossa, sempre in quel consiglio, dove disse che dal 2008 loro sottolineavano che l'attività sociale delle farmacie comunali non può prescindere da una propria e autonoma sostenibilità economica.
e il consigliere Rivolta, sempre in quella sede, fece delle precisazioni in merito a quello che venne fuori dall'opposizione, sottolineando, a mio parere giustamente, che il senso era di mettere prima ordine, poi eventualmente valutare i possibili cambiamenti di assetto e poi decidere che cosa dismettere, perché giustamente da imprenditore, qual è il consigliere Rivolta, sa benissimo che vendo nel momento in cui l'azienda è sana e posso guadagnare, non vendo quando l'azienda ormai non vale più niente e prendo 2 euro. Scusate le citazioni che ho fatto, ma in un momento come questo, secondo me, è importante basarci su quello che ci eravamo detti e su come ci eravamo lasciati nell'ultimo incontro in Consiglio Comunale che abbiamo avuto. Poi il consigliere Vavassori, che è anche presidente di commissione, fece notare che tutta questa presa di posizione di ardore era un pochino fuori luogo, visto che le farmacie chiusero con 130.000 euro di perdita nel 2011 contro i 260.000 del 2010, che l'amministrazione era stata molto brava perché aveva riservato 75.000 euro di farmaci agli indigenti, che effettivamente la farmacia della Peluca e del Restellone presentava delle criticità e che poi le criticità sicuramente erano anche nel contratto enti locali rispetto al contratto invece di Assofarm. Il consigliere Romaniello a quel punto chiese, secondo il presidente, che margini di azione c'erano ancora e lui rispose sicuramente il contratto dei dipendenti e la redditività delle farmacie. A quel punto poi l'opposizione ha portato alla ribalta il fatto che dal 2010 ci fosse un ordine del giorno firmato da tutti, maggioranza e opposizione, che diceva le stesse cose che stiamo dicendo adesso, che bisognava intervenire sul magazzino, sui punti vendita in sofferenza e poi da ultimo eventualmente sul personale. Quasi tutti i consiglieri di opposizione dissero che comunque è vero che il quadro normativo aveva influito pesantemente, ma era altrettanto vero che il quadro normativo influiva sulle farmacie private così come su quelli comunali e che forse l'azienda andava gestita con criteri di capacità manageriali anziché altri. Ora la situazione è la nomina necessaria del commissario, nonostante l'ex presidente in quel consiglio ci disse che la situazione economica era nettamente migliorata, cosa che non è avvenuta e sembra ancora peggio per l'anno 2013. Allora la domanda è: perché, visto il fuggi-fuggi generale e visto l'importanza economica e sociale di questa azienda, non si è proceduto con la rinomina del CDA per renderla operativa da subito? L'idea è un po' di poca chiarezza. Ci sarebbe sembrato giusto che, se di commissariamento si deve parlare, al di là della figura del nuovo direttore, che sarà affiancato dal dottor Tranchida e dal commissario che sceglierà il sindaco, ci fosse una figura di riferimento dell'opposizione, perché credo che la volontà sia quella di collaborare, di avere notizie in tempo reale e di poter proporre e partecipare, perché l'azienda farmacie comunali è di tutti, non è solo della maggioranza. E siccome dal primo giorno che siamo entrati in quest'aula abbiamo chiesto e parlato di competenze, una prova l'abbiamo avuta nella commissione con quel signore, il vice direttore, che onestamente Dio ci scampi da quello che ci ha detto. Allora la scelta dovrebbe ricadere su una scelta di competenza, senza pensare che abbiamo bisogno ancora di 60 giorni, che poi ci sono di mezzo le ferie. Signori, ma se avessimo chiesto all'amministrazione di fare fideiussione per la perdita delle farmacie, io penso che nessuno avrebbe pensato che ci sono di mezzo le ferie. 6 mesi sono tanti per mettere i sacchi contro l'esondazione che sta arrivando e per cercare comunque di contenere le perdite a cui andremo incontro nel 2013, però bisogna agire subito, anche perché dopo 5 anni che cosa c'è ancora da capire? I punti, pur essendo io in consiglio comunale solo da 1 anno, riguardando tutti gli atti che ci sono stati messi a disposizione, sembrano essere da anni sempre quelli. Sicuramente ci vuole coraggio, ci vuole qualcuno che decida con una visione imprenditoriale e mi sembra che nelle scelte fatte e proposte non ci sia una figura con competenza nel settore. E uno si domanda,
Ma nel vostro esercito di partecipanti, in 7 anni, un uomo politico e di settore, era così complicato trovarlo? Grazie. Grazie alla consigliera Ioso. Ha chiesto la parola il consigliere La Miranda, che ha chiesto anche il raddoppio dei tempi. Prego. La corsa all'intervento dei consiglieri di maggioranza è mirabile. Dunque, verrebbe da dire storia vecchia. Tuttavia è bene, stasera, come richiesto anche dalla consigliera Anducci, che qualcuno si cosparga il capo di cenere, e non mi riferisco solo ai consiglieri che c'erano già in passato in Consiglio Comunale. Che il problema strutturale dell'azienda fosse quello che c'è attuale, già noto e pacifico, e non ieri. Io qui un intervento riferito al bilancio del 2008, non al bilancio dell'anno scorso, del 2008, dove espressamente già allora sollevavamo le criticità, che sono esattamente quelle che oggi vengono messe in discussione, che sono il problema del magazzino, il problema della redditività dei punti farmacia e poi anche il costo ovviamente del personale. E in tutto questo lo scenario di una strategia aziendale di lungo periodo assente. Su questo contesto poi criticavamo fortemente le qualità dei componenti del Consiglio di amministrazione e anche del nominato direttore generale dell'epoca. Tra l'altro ho trovato nei miei carteggi una comunicazione di un cittadino di Reggio Emilia che evidentemente è profondo conoscitore del settore, chi conosce del settore sa cosa significa dire Reggio Emilia, dell'ottobre 2008, dove mi scrisse, in relazione alla recente nomina dell'ex direttore generale, che dice: la recente assunzione di un ragioniere, ex direttore delle farmacie comunali di Treviglio, che non è un medico, e qui fa appunto il paio con l'indicazione data dalla consigliera Franciosi sull'assenza nei CDA, ma anche a livello di direzione generale di una figura specifica, non riesce neppure a fare gli ordinativi relativi ai medicinali necessari. Tant'è vero che in quegli anni dovremmo prendere un ulteriore farmacista, perché, come sanno, chiede il settore, gli ordini non possono essere fatti da una persona normale, senza titoli, devono essere fatti sotto la responsabilità di un farmacista, perché altrimenti si commettono delle violazioni di legge. Di norma nelle farmacie private questa figura coincide con il titolare di farmacia, ovviamente in una struttura quale nostra deve essere individuata giuridicamente, perché non sono i singoli punti che fanno l'ordine, ma è la centrale che abbiamo noi che fa l'ordine ai grossisti. Quindi i problemi già erano emersi. In quella sede più volte tentammo di rimettere in pista la questione. Nel 2009 incominciarono le prime discussioni, diciamo da questo punto di vista sostanziali anche, che sfociarono appunto in un ordine del giorno del centrosinistra, non votato da noi, ma su cui il capogruppo Rivolta ce l'ha rinfacciato, ma in realtà poi le ragioni motivazionali ci sono. L'astensione fu un'astensione tecnica e fu anche motivata, non in ragione del fatto che non condividevamo alcuni obiettivi indicati in quella sede, che erano esattamente gli obiettivi che avevamo riproposto già, ma era perché innanzitutto non si censurava il CDA uscente di Moulet e Company, tra parentesi, di cui due nomine poi dopo le abbiamo ritrovate anche nel nuovo CDA. Non si censurava e si lodava, cioè non si faceva cenere sul capo anche in quel momento. E quindi noi ritenevamo non opportuno questa lode, così come non ritenevamo lo giusto e legittimo, come ancora oggi è così, partire dalla ristrutturazione dell'azienda facendo pagare pegno prima ai lavoratori e poi dopo agli altri responsabili, o dismettendo gli asset in questo momento
che appesantiscono la struttura. A fronte di questo, nel 2010 si ripresentò questo problema. Nel 2010 riuscimmo, come hanno ricordato, proponemmo noi, e quella volta uno dei casi eccezionali, riuscimmo a trovare il consenso della maggioranza, a votare all'unanimità un ordine di indirizzo programmatico dove esattamente prevedeva come primo punto la riorganizzazione del magazzino attraverso la cessione, la vendita, la valutazione, varie. Ma soprattutto c'era scritto una cosa precisa. C'era scritto e c'era indicato che il Consiglio di amministrazione doveva ripresentarsi dopo pochi mesi al Consiglio Comunale presentando la proposta di ristrutturazione. Qualche mese dopo chiedemmo un Consiglio Comunale noi, perché all'epoca era in uso da parte nostra chiedere l'unico strumento dove avevamo ancora la tracciabilità delle registrazioni, perché non esisteva come oggi in Commissione. E avevamo ritenuto che la trasparenza si perseguisse, si persegue anche tuttora, attraverso un Consiglio Comunale, sede deputata, a discutere anche di queste cose per parere nostro. In quella sede il capogruppo Rivolta ci rinfacciò questa cosa dicendoci: avete convocato un Consiglio Comunale apposta per discutere del piano e dell'accordo commerciale. In realtà non era un accordo commerciale, era quello che, manco a farlo apposta, pochi giorni fa è stato in prima pagina sul Corriere della Sera e che in questo momento è motivo di crisi strutturale nella fornitura di alcune medicine che non si trovano in Italia. È il cosiddetto sistema, impropriamente detto, del commercio parallelo. Siccome in quel momento avevamo individuato, o meglio, il Consiglio di amministrazione aveva individuato di perseguire quella strada, da lei come dalla maggioranza fu portata come il pannicello, noi dicemmo che era il pannicello, da lei fu invece adotta come essere la medicina, e che ci disse anche che faceva male a noi del PDL. E noi dicemmo: stia attento, perché non è proprio così. Gli dicemmo: questo è un palliativo, ma la strada per risanare, per curare l'azienda è un'altra, ve l'abbiamo già tracciata da tempo. Siete voi che non la volete perseguire. Ora, la responsabilità, come lei invoca spesso e volentieri, era vostra. Adesso non posso chiedere ai singoli consiglieri di fare un mea culpa, ma in gruppo sì, perché siete anche voi inadempienti, non era solo il sindaco Oldrini o la sua giunta inadempiente verso il Consiglio di amministrazione, nel vigilare e nel spronare. Perché, se devo dirla tutta, e anche oggi adesso un rimprovero devo farglielo anche a lei, signor sindaco, la situazione è critica, ma anche perché c'è stato l'assoluto disinteresse da parte non solo vostra, ma dell'amministrazione giunta Oldrini, ma anche del signor sindaco appena insediato. Perché adesso è stata costretta a prendere in mano la situazione, perché c'è stata una dimissione in massa per una serie di problemi che cercheremo e spero che vengano fuori tutti poi dall'analisi che verranno fatte. Ma nei primi mesi era uno degli asset essenziali su cui intervenire e capire la situazione, conoscendo già il problema e sapendo benissimo che non esisteva una strategia industriale. Era uno degli impegni che un amministratore nuovo, neoeletto, che vuole dare discontinuità con la precedente giunta, doveva dare di segnale, secondo il mio modesto parere. Tanto più che poi nella relazione dei revisori dei conti al bilancio 2012, lo evidenziano. Uno dei momenti di criticità che le rinfaccio è quello di dire: noi siamo scaduti dal dicembre 2011. Nessuno si è degnato di dirci se eravamo rinnovati, nessuno ci ha detto niente, noi per spirito siamo andati avanti e abbiamo adempiuto il nostro dovere di controllo. Sì, sì, beh certo, beh, ovvio, non è che... Però per dire, non ha avuto una linea di indirizzo su questo. Così come la nomina del Consiglio di amministrazione, è stato chiesto più volte di avere una conferma, se fosse confermata la volontà di mantenere quel Consiglio di amministrazione che era in scaduto, anche quello, perché la nomina era quinquennale ed era stata fatta nel primo passaggio da Oldrini, o se diversamente vi era la necessità di rinnovare una nuova cabina di regia. In questo senso c'è stata anche latitanza. Si somma che c'è stata una latitanza costante del Presidente, che di fatto ha delegato al Direttore Generale la gestione di tutto quanto l'impero, che ha portato ai risultati che oggi vediamo. Ora, è evidente che c'è una situazione di crisi, però non è ancora stato spiegato correttamente, come è stato accennato anche da altri consiglieri, la vera ragione fondamentale per cui oggi bisogna commissariare tecnicamente. Cioè, perché bisogna dare in mano a un uomo solo
il governo di un'azienda. Perché se fosse semplicemente un'assunzione di responsabilità, già la nomina del direttore generale da parte del sindaco costituisce l'elemento politico di indirizzo a cui gli dice: adesso mi fai il controllo dei conti e tutto, dopodiché mi fai una programmazione e mi dai un piano di rilancio, dopodiché lo porta in consiglio comunale, lo faccio approvare e nel frattempo nomino anche i nuovi componenti del CDA che nel frattempo mi recupero. Quindi non vi è questa assoluta necessità tecnica per andare in un periodo così lungo di nomina commissariale. Se uno dice è contingentato a pochi giorni, anche perché è capitato in altre situazioni dove c'è la dimissione del consiglio di amministrazione e come tutte le strutture delle società, nel giro di poco tempo i soci, ovvero l'assemblea, si convocano e provvedono a individuare un nuovo consiglio di amministrazione e nuove persone. Tanto più che poi dopo la persona che viene individuata dimostra di non avere neanche le caratteristiche, con tutto il rispetto, non si offenda, le caratteristiche tecniche per assolvere a questa funzione, se non meramente e strumentalmente come un organo politico di rappresentanza, nel ratificare, tra virgolette, le decisioni fatte dal nuovo direttore generale. Perché la sostanza è che è il direttore generale che prenderà queste decisioni. E perché dico questo? Perché da un colloquio mi è parso di capire che non conoscesse neanche i numeri effettivi del bilancio, laddove parlando della riserva legale che veniva intaccata, all'esito della perdita di questo bilancio di cui, del 2012, di cui diremo qualcosa tra breve, anche se non è oggetto specifico della delibera, disse: no, ma all'esito della perdita rimangono ancora 700.000 euro circa di riserva legale. E io sobbalzai e ho detto: ma a me i conti che io conosco non mi paiono proprio questi. In realtà infatti i conti hanno dato ragione a me. La riserva legale non rimane di 700.000 euro. La riserva legale scende a 320.000 euro. Rimangono i 390.000 euro del capitale, che ovviamente possono essere utilizzati a coprire ulteriormente la debita, ma se scendiamo sotto il terzo di quel capitale dobbiamo automaticamente il giorno dopo ricapitalizzare. È cosa ben diversa intaccare il capitale dall'aver comunque di fatto azzerato una riserva legale che 5 anni fa superava i 2 milioni di euro. Questo mi pone non a favore, diciamo, della figura individuata, perché a questo punto basterebbe già il direttore generale, che di numeri ne conosce, credo, abbastanza, visto che è un professionista del settore. Devo aggiungere anche che una delega in bianco di fatto viene data a lei, signor Sindaco, sulla gestione del fatto della linea di indirizzo del rilancio economico. Io personalmente non mi sento di darla, ma non perché appartiene a un'altra area politica, ma deriva dal fatto che credo che un'azienda innanzitutto debba essere condiviso da quest'Aula, visto che è un'azienda, non una società, ma un'azienda che è proprio nostra esternazione, nel senso che il giorno dopo che lei va a fare una perdita con l'azienda, lei deve praticamente ripianare la perdita. Ma soprattutto, vista la latitanza e l'incapacità mostrata palesemente in questi anni di accettare o quantomeno rilanciare l'azienda con forza su alcuni settori di cui ancora oggi non riusciamo a capire per quali motivi sostanzialmente il magazzino è rimasto una incrostazione, come attaccati a questo magazzino come se fosse chissà che cosa, quando nel 2008 l'assessore Di Leva, ho trovato anche una commissione del maggio 2008, ha ammesso che era un fallimento, cioè l'ha ammesso l'assessore Di Leva che era un fallimento e l'ha detto già nel 2008, eppure per qualche ragione oscura, attaccati a questo magazzino, ancora oggi ho sentito da alcuni, è una risorsa, è una cosa. Una risorsa lo era forse nel 2008, nel 2009, se veniva monetizzato e fatti gli accordi commerciali come dovevano essere fatti in questo momento. In questo momento non è sicuramente una risorsa e ci mette in seria difficoltà anche nell'ottica di andare a contrattare con altre partnership, perché è un peso e non in questo momento una, come ho detto, una risorsa. Neanche la licenza in quanto tale è sempre appetibile per i distributori che non hanno possibilità di venire a distribuire sulla provincia di Milano, ma in ogni caso non è più la PIL tra una serie di circostanze che poteva avere nel 2009. Ecco, nel 2009 una giunta forte, dei consiglieri di maggioranza decisi che a un certo momento si fanno sentire anche con il loro sindaco, con la loro giunta, nella latitanza della giunta, perché io vorrei capire se no cosa ci state a fare in consiglio comunale. Cosa ci state a fare, se non quello che vi diciamo sempre noi, semplicemente a premere il tastino per validare l'operato del sindaco, senza risorsa e senza autorità critica. Allora ecco dove doveva esserci. Qui c'è stata la totale carenza. Tutti gli anni
venivano riproposti questi temi e tutti gli anni, regolarmente, nessuno che si è fatto carico all'interno della maggioranza di portare avanti queste questioni. Recentemente il nostro rappresentante del Consiglio di amministrazione, come per dire, non tutti lavoravano, qualcuno comunque continuava a fare il suo dovere per cui era stato nominato, per 6 mesi ha chiesto di avere i conti dell'andamento delle vendite e il conto economico, per 6 mesi, gli ultimi 6 mesi. L'altro giorno il sindaco ha detto, ma neanche io non li ho mai, non me li ho chiesti, anche a me non me li hanno dati. Pofferbacco. Ma adesso li chiedi. È la prima cosa che dovresti avere sotto mano mensilmente o trimestralmente, conoscere l'andamento economico di un'azienda del genere. Anche perché lo sanno tutti che aveva già una situazione pesante. E la prima cosa da fare era quella di rimetterla in piedi o quantomeno tenerla sotto controllo. Questo vuol dire non avere neanche avuto l'accortezza di tenere sotto controllo l'azienda. Noi l'abbiamo fatto e conoscevamo la situazione critica, ma noi non siamo la maggioranza, noi abbiamo segnalato i problemi, ma non tocca a noi, non spetta a noi da questo punto di vista assumerci le decisioni, spetta a voi perché i numeri li avete voi, li avessimo noi li avremmo già presi da tempo. Così come l'assenza di una figura, di una ricerca in questi anni di un manager, vero, che potesse fare il lavoro del presidente e del direttore generale, zero, assoluta, molte volte è stata anche nelle discussioni proposte, zero. Perché poi in realtà dei fatti non possiamo concepire questa azienda come se fosse una mera farmacia, perché non lo è una mera farmacia in quanto tale, in primis perché è lo statuto che ci dice che non siamo una farmacia equiparabile a quella dei privati, perché abbiamo anche degli scopi sociali da perseguire, ma proprio in funzione di questi scopi sociali deve essere gestita con criterio manageriale a questo punto. Non più solo in chiave però privatistica, intesa come il singolo titolare di farmacia, ma proprio in una chiave societaria di amministrazione per dare profitti, per avere quei famosi ricavi dagli utili da investire poi nei servizi sociali del nostro comune. E chi meglio di questo può farlo se non gente specializzata, cioè e politicizzata, tra virgolette, non si può pensare che lo debbano essere tutti, basta anche ricercare persone qualificate. Personalmente non mi sarei mai posto il problema di che tessera di partito ha una persona nel momento in cui individuo un curriculum idoneo, però non è mai stato cercato questo curriculum. Il primo problema è stato fatto e dice quale tessera ha? Questa, questa e questa. Chi mettiamo? Ma che curriculum ha? Fino all'altro ieri ha fatto il ciabattino, con tutto il rispetto, lo mettiamo a dirigere, a fare presidente della farmacia. Oppure mettiamo dentro nel consiglio di amministrazione, tanto il consiglio di amministrazione deve solo dire sì, va bene. Scusate, allora il consiglio di amministrazione fatto in questo modo non ha senso. Così come non ha senso, ed è uno dei motivi che presenteremo un ordine del giorno collegato, non ha più senso tenerla a 5. Era una vecchia proposta che già rilanciammo nel 2009, eravamo in 7 in quel momento, strappammo un 5, noi già in quel momento prevedemmo 3. Noi oggi diciamo che è l'occasione buona comunque per almeno su questo dare un segnale, quindi ridurre a 3 i componenti del Consiglio e sempre con la garanzia che uno dei nominati sia nei revisori che nei componenti del Consiglio, esatto, l'aveva promesso, poi l'ha disatteso nei patti che aveva fatto il Grini, e sia sempre in capo alla minoranza, perché è giusto che ci sia un controllo, soprattutto laddove l'azienda è l'azienda di tutti, di questi cittadini, di questi lavoratori. Così come poi dopo, viene strano che nessuno dei revisori, che pur nella relazione lo scrive, abbia sentito il dovere di chiamare, prima di presentare la propria relazione negativa al bilancio, il sindaco e dirgli, signor sindaco, guarda che lei non ci ha più riconfermato il mandato, non sappiamo cosa dobbiamo fare, noi l'abbiamo fatto e tutto, le segnalo che c'è questo grosso problema, che viene fatto praticamente un bilancio sfalsato nei numeri, perché se contabilmente è corretto, noi sappiamo già che l'anno prossimo abbiamo un'ulteriore posta da aggiungere alla perdita che ci sarà di 130.000 euro, perché oggi l'abbiamo scalata dalla perdita reale. Ecco perché quando in commissione, bontà sua, il nuovo direttore generale è venuto a dirci la perdita di 4,70 e poi in realtà risulta di 3,40 a bilancio, perché ha fatto un credito d'imposta sulla previsione che nel 2013 ci siano degli attivi a bilancio, quindi voglio dire moralmente indecente, e tanto è vero che l'hanno registrato i revisori contabili, dice contabilmente è fattibile,
ma lo sappiamo tutti che con l'andamento economico che c'è in corso e con la trimestrale che abbiamo visto, non è sostenibile, quindi è da computarsi, tanto è vero che l'approvazione è con riserva, già a perdita futura sul 2013, quindi partiamo già con meno 130.000 più la perdita reale che ci sarà, che, ve lo dico già, sicuramente sarà superiore a quella attuale. Poi, se andiamo a analizzare i dati anche di magazzino, perché poi qualcuno vorrebbe dire, sì, adesso è vero, facciamo la delibera tecnica, eccetera, ma santa miseria, ma nessuno mai che è andato a guardare i dati reali del magazzino. Siamo sopravvissuti quell'anno e mezzo perché c'era quel benedetto contratto di commercio parallelo. Appena è cessato il contratto di commercio parallelo, il tracollo del magazzino. Siamo passati da 4 milioni a 300 e dispari mila euro, più la quota delle nostre farmacie. I grandi distributori sono spariti, ovviamente, da quella goccia. E quella somma che ricavavamo appunto dalla questo contratto, noi l'avevamo detto, attenzione, va bene in questo momento per mettere una pezza al bilancio, ma nel frattempo correte ai ripari, fate il piano di rilancio strutturale, portatelo in aula, discutiamolo, fate qualcosa su questo benedetto magazzino. Non si può fare perché abbiamo 3 dipendenti che non sapremmo dove ricollocare. Ma per favore, queste erano solo scuse, perché quando c'è stata la necessità ne avete scaricati altre 4 sull'amministrazione, riassumendoli qua dentro, quando c'è stata la necessità. E soprattutto non mi si venga a dire che 3 dipendenti del settore magazzino diventano improduttivi nel momento in cui razionalizzo e devo tenere i punti farmacia aperti, anziché tenerle le 8 ore, incominciare a fare dalle 8.30 alle 7.30 di sera, come stanno facendo i privati. Se ci riescono i privati, ci possiamo fare noi, e quindi questo è uno degli obiettivi. E soprattutto nel momento in cui andava, si potrebbe fare anche adesso, a razionalizzare i punti vendita, levando due punti più critici, che sono sempre stati storicamente più critici, e spostando il personale impiegato sui punti vendita forti, consentendo a questi punti vendita, e non solo ad alcuni, di stare aperti sabato pomeriggio, di stare aperto durante l'intervallo, di cercare di spingere a un orario notturno maggiore, soprattutto la farmacia Marelli, che alle 23 chiude, quando c'è quell'altra poco avanti della fermata che sta aperta addirittura di notte. Io credo che queste siano le funzioni su cui deve lavorare per rilanciare il commercio e la capacità di vendita dei punti, perché poi la sostanza è questo. Poi, se si riesce nel frattempo a valorizzare questa benedetta licenza, ben venga, ma le proposte che avevamo visto, le ultime che c'erano state, su cui eravamo stati informati, su cui abbiamo sollevato una serie di eccezioni, il modus operandi che veniva proposto era quello di portare una bozza di massima dove non c'era né percentuale né niente, non sapeva niente. Così, approvala, gli dicevano anche al nostro rappresentante, che giustamente diceva, voi siete matti, io non approvo un bel niente, o mi portate il precontratto finale vincolante per tutti, su cui ci ragioniamo, o qui non c'è nessuna delega in bianco, nessuna delega in bianco. È la stessa cosa stasera. Qui noi vogliamo prima vedere come intendete risanare l'azienda, visto che avete regolarmente disatteso sempre i consigli che vi date. Noi non sappiamo neanche se queste cose verranno riprese o meno, o verrà inventato qualcos'altro, ma prima di dire sì, o quantomeno di avere una condivisione formale di tutto, questa cosa è necessario che noi si conosca esattamente che cosa si vuole fare. Noi vogliamo garanzie per il personale, noi vogliamo garanzie che non arrivino i privati o altre cooperative all'interno della struttura, noi vogliamo che, se è il caso che c'è da fare la cessione, ad esempio, te lo dico sicuramente per me, vengano salvaguardati i dipendenti offrendogli una possibilità eventuale di prelazione, perché è giusto che vengano valorizzati. Così come io credo che da questa ipotesi debba intervenire, perché un eventuale tracollo e fallimento comporterebbe la vendita in massa di questi punti, perché purtroppo così avviene, e io voglio evitare sicuramente questo. Non voglio finire che poi dopo tutto questo patrimonio comunale venga disperso a favore di uno squalo capitalista. Ecco, questo io credo che debba essere un obiettivo. E siccome da questo punto di vista i numeri non ci dicono questo, e io non so quanta capacità ci sia di intervenire nell'immediatezza, perché il problema sostanziale è l'elefantiaca lentezza con cui viene regolarmente affrontata la cosa. Cioè, adesso siamo qua dopo un mese a proporre il nome di un commissario che non ha neanche i titoli e le qualità per poter ristrutturare l'azienda. Io mi sarei aspettato che il sindaco veniva qua dicendo: domani commissario, ho nominato il Tronchetti Provera di turno,
ci costa X, gli ho dato questo obiettivo, domani mattina si è messo l'impegno che entro 6 mesi mi rilancio all'azienda, ovviamente con un curriculum vita che già parla, dove ha risollevato la signora azienda X e dove ha risollevato la sua azienda Y. Magari se nello stesso settore farmaceutico, visto che ci sono molti manager che ahimè purtroppo sono stati dismessi in questo periodo dovuto alla forte crisi strutturale, e altri ce ne saranno a settembre, perché se non lo sapete un paio di multinazionali a settembre daranno il bel servito all'Italia, perché non è più situazione economica ottimale per continuare le produzioni qui in Italia e si sposteranno altrove. Quindi avremo altri manager che purtroppo per loro si troveranno in libertà e quindi dovranno essere ricollocati. Quali migliori figure trovare e pescare da questo ambito? Fa niente se sono di sinistra, di centro o di destra. Io devo pensare a mandare avanti un'azienda, io sindaco devo pensare a mandare avanti un'azienda, devo pensare a fare profitto sociale da questa azienda, garantendo i posti di lavoro e garantendo l'integrità di un patrimonio che in tanti anni è stato difeso con le unghie, giustamente, ma che in questo momento invece sembra più una forma non di difesa di un valore sociale, ma di un arroccamento per non ammettere abbiamo sbagliato, abbiamo fallito, però non vogliamo, porca miseria, una volta riconoscere che l'opposizione sa dare le idee giuste. Ecco, una volta tanto abbiate il coraggio di intraprendere un percorso di questa natura, come vi ha detto giustamente Franca Landucci. Forse è la volta buona, nel 2010 vi abbiamo dato fiducia, ma ho visto che questa fiducia l'avete, come ho già detto un'altra volta, l'avete tradita, perché non basta dare solo la nomina di un componente del consiglio di amministrazione che ci può consentire di avere un controllo e di avere notizie certe ad horas quasi, perché le dimissioni del presidente appena, forse l'abbiamo sapute prima noi, forse quasi del sindaco o qualcosa del genere, le ho potute comunicare anche a tutti gli altri componenti. Ecco, questa è l'immediatezza, ecco perché nelle discussioni che abbiamo fatto sulla valore o meno di nominare un commissario eccetera, noi dicevamo sì, ma scusate, quali sono le garanzie per noi? Lo faccia direttamente il sindaco, non è quello il problema, risponde al sindaco ma non risponde a noi anche. Quindi era quella di avere una interazione per costruire insieme un percorso. Quando forse lo deciderete, credo che ahimè forse sarà un po' troppo tardi. Grazie al consigliere La Miranda, ha chiesto la parola il consigliere Rivolta. Grazie Presidente, io intervengo subito per evitare che poi magari qualcuno non intervenga cercando di non farmi intervenire. Io credo che il fatto stesso che il Presidente si sia dimesso non presentandosi alla riunione della Commissione consiliare e che la direttrice si sia dimessa senza informare nessuno, come dire, dipingano un quadro di irresponsabilità da parte di chi ha gestito le farmacie in questi anni. La responsabilità è sicuramente di chi ha gestito le farmacie, la responsabilità è sicuramente dell'azionista, che non ha evidentemente vigilato a sufficienza. Esiste sicuramente una responsabilità di cui ci facciamo carico e in questi casi mettere un perimetro di limitare fino a dove arriva una responsabilità ha poco senso, perché non salva nessuno. Perché potremmo star qui a discutere di tante cose, potremmo porre dei perimetri, ma nella sostanza cambierebbe poco. Quindi io credo che, almeno a nome dei consiglieri comunali che nello scorso mandato sedevano in questo consiglio comunale, come dire, c'è una piena assunzione di responsabilità per quello che in questi anni è successo. Non potrebbe essere altrimenti, sarebbe abbastanza incomprensibile. Soprattutto in virtù invece di un'azione di indirizzo che il Consiglio Comunale ha provato ad operare, perché il primo ordine del giorno che parla di cessione del magazzino è un ordine del giorno da me, insieme agli altri capogruppi dell'epoca, scritto e presentato. Poi sulla ricostruzione ho qualche dubbio, ma appunto in questi casi onestamente poco rimane nelle ricostruzioni. Avrebbe poco senso, sarebbe semplice, sterile, stupida polemica e di fronte alla gravità di questa situazione sarebbe una soddisfazione da poco. Voi sapete quanto mi soddisfi la polemica politica, ma onestamente in questo caso sarebbe una soddisfazione magra e anche un po' cinica. Però credo che da questo punto di vista i consiglieri comunali in questi anni hanno cercato di, come dire, operare un ruolo di indirizzo, perché se in due ordini del giorno pongono la questione del magazzino come una questione determinante, una ragione c'è,
e se in questi mesi, come dire, anche a dicembre il Presidente allora ci disse che da lì a qualche ora, a qualche giorno sarebbe stata fermata la cessione, l'affitto del ramo d'azienda. Invece siamo ancora in presenza, in virtù di un contratto che non è stato firmato, che da quello che sappiamo presenta delle difficoltà, ma che sappiamo anche che ci stanno lavorando, come dire, accogliendo anche parte delle cose che sono state segnalate. Io credo che esista una necessità di agire con urgenza. Però non si può dire non avete agito con urgenza fino adesso e se agite con urgenza state agendo con urgenza. Poi, appunto, ribadisco, siccome tocca a noi assumerci la responsabilità, io mi aspetto che nella discussione, come dire, ognuno segnali le difficoltà altrui. Ci sta un dibattito in Consiglio Comunale su una situazione come questa, non certo mi stupisce. Però io credo che noi, scegliendo di nominare un commissario, avendo nominato un dirigente e un consulente che hanno delle capacità, come dire, particolari, riconosciute nella riorganizzazione di strutture, che è quella della Fondazione Perucca, e anche da un punto di vista, come dire, della gestione, un commercialista, e scegliendo un commissario che in primo luogo rappresenta il sindaco nelle farmacie, rappresenta l'azionista e fa in modo che le indicazioni che l'azionista dà siano, come dire, seguite. Questo è il primo compito vero del commissario, soprattutto nella fase di ricognizione di quello che attualmente c'è. E da questo punto di vista io credo che la dichiarazione del sindaco di dare, come dire, corso come fatto a una due diligence tenda e serva a fare chiarezza fino in fondo, proprio perché la situazione fino adesso è stata eccessivamente opaca. Una due diligence fatta da terzi tutela gli azionisti, tutela tutti quanti, perché qualsiasi scelta noi andremo a fare sarà fatta in virtù di una grande chiarezza rispetto a quello che è lo stato attuale. Questa è la garanzia, secondo me. Da questo punto di vista è un elemento di garanzia per i lavoratori, per l'azionista e per i cittadini di questa città. Io credo e mi sento di poter escludere che si stia lavorando a una privatizzazione o all'entrata di cooperative. Mi fa piacere che il consigliere La Miranda oggi citi un capitalista, come dire, che punterebbe a acquistare le farmacie. Come ho già avuto modo di dire nel Consiglio Comunale di dicembre, in questo momento comunque qualsiasi operazione parte dalla riorganizzazione, dalla ripulitura, dalla valorizzazione di quello che c'è. Ma l'obiettivo non è sicuramente la privatizzazione delle farmacie. Non è assolutamente la privatizzazione delle farmacie, per una ragione politica, perché noi crediamo che che delle farmacie comunali possano esistere e possano essere redditizie per la città, e per questo vogliamo operare, ma anche per una ragione di mercato. Ricordo tutti quanti che quando l'anno scorso il comune di Cormano cercò di vendere una farmacia, l'asta andò a vuoto. Che allo stesso tempo, quando il comune di Cinisello cercò di vendere, c'è stata quella fase in cui bisognava coinvolgere il 40% di socio, andò altrettanto a vuoto, credo, quell'operazione. Cioè, la crisi del farmaco è un dato reale. Non è motivazione sufficiente per motivare questo disastro. Anzi, a maggior ragione, in una situazione di difficoltà bisogna avere, le antenne alzate e bisogna saper velocemente produrre azioni positive per riportare l'utile alle farmacie. Io però mi fermo qui, non vado avanti, perché è ovvio che nella situazione in cui sono il consigliere, che in parte sì, ha difeso l'operato del presidente e del consiglio d'amministrazione precedente, anche in virtù, di una
fiducia mal riposta nei confronti di indicazioni che venivano date. Io ricordo che il Consiglio Comunale di dicembre portava un bilancio, nel dicembre il Consiglio Comunale di Venezia portò un bilancio con una perdita di 129.000 euro, di cui farmaci per indigenti per 70, secondo me era un po' più di 70.000, era 80.000, 90.000. Quella roba lì come dire, definiva un quadro di una situazione in cui assolutamente, facciamo così, non entriamo nel pari, assolutamente diversa da quella che si prospetta ora. Io credo, per esempio, ma questo lo dico, è un'altra, come dire, delle indicazioni che da consigliere ho sempre dato, credo che sia venuto il momento di distinguere questa vicenda dei farmaci per indigenti, perché noi nel giro dei 5-6 anni abbiamo speso quote del capitale della società per servire un servizio, per fornire un servizio al comune per una cifra di 600.000, credo, se li mettiamo insieme gli ultimi 10 anni, di farmaci per indigenti. E da questo punto di vista è una scelta scellerata, perché ha consumato le riserve quando probabilmente sarebbe stato più logico che il comune li acquistasse, in modo da non consumare le riserve. E quindi questo ci deve porre un problema per il futuro. Per questa ragione io credo si debba agire celermente e nel minor tempo possibile. Le indicazioni che tutti quanti abbiamo votato all'inizio del mandato per la selezione e per l'individuazione di un consiglio d'amministrazione dilatano i tempi in una misura tale che rischia di essere dannosa per, come dire, la possibilità di risanare velocemente le farmacie. Tutte le discussioni che qui stiamo facendo sulla governance si possono fare fra 6 mesi, e scusatemi, nel corso di un mandato di 5 anni lo trovo un tempo abbastanza breve, considerato che di mezzo ci sono 2 mesi di ferie del Consiglio, spero che vadano avanti a lavorare le farmacie, di ferie del Consiglio. Vuol dire che noi nel fine dell'anno dobbiamo occuparci della governance e quindi di decidere per il futuro come, e quindi quel dibattito che è stato introdotto sia, direi, finora da tutti i consiglieri comunali sulla qualità dei membri del consiglio di amministrazione e dei dirigenti ha un senso, teniamolo in vita, ma soprattutto però decidiamo che cosa fare, perché io mi chiedo se ha senso riprodurre un consiglio di amministrazione anche di 3 membri e se invece non si possa fare, come ho detto prima, come in altre situazioni, il core. Deve concludere, così chiudo. Non so qual è il bilancio del core, ma se il piano finanziario della dissesto è 11 milioni di euro, immagino che sia 50, 60, 40 milioni di euro, ha scelto già da allora di ridurre il consiglio di amministrazione. Attestarsi sull'idea di conservare un consiglio di amministrazione di 3 membri, facciamolo se ne siamo tutti convinti e se esiste una ragione, altrimenti credo sia poco giustificabile. Però grazie. Questo è un suggerimento. Grazie consigliere Rivolta. Ha chiesto la parola il consigliere Capoli, prego. Sì, grazie Presidente. Io attendevo qualche altro intervento per avere un confronto ulteriore dopo quello del consigliere Rivolta. Io devo dire che questa sera da parte della minoranza, a mio parere, è arrivato un forte segnale di maturità, perché abbiamo posto delle questioni di carattere molto concreto e con un carattere assolutamente propositivo. Oggi è vero che parliamo della modifica dello statuto, però dal punto di vista tecnico in realtà stiamo parlando della sopravvivenza, del rilancio e della gestione delle farmacie comunali, per questo che io nella relazione di minoranza ho trattato anche le altre 2 commissioni che poi vedo con piacere che il consigliere Rivolta ha in maniera onesta richiamato anche lui nel suo intervento. E dico questo anche perché interpreto l'intervento del consigliere Rivolta come un intervento di apertura, almeno così spero. Di apertura perché penso che in questa serata debba prevalere un senso di responsabilità da parte di tutti. Non stiamo parlando di una cosa che appartiene a una o all'altra parte politica, dobbiamo mettere da parte quelle che sono le acredini, le posizioni partitiche, ma stiamo parlando di un patrimonio comune. Stiamo parlando di una realtà nata nel 1955,
che svolgeva una funzione di presidio sanitario e una funzione sociale importante sul nostro territorio. E soprattutto abbiamo un patrimonio determinato dalla salvaguardia dei posti di lavoro che dobbiamo garantire, i posti di lavoro dei dipendenti, che non devono essere messi a dura prova da un'amministrazione, e non mi riferisco all'amministrazione comunale, mi riferisco alla governance scellerata. Il senso di responsabilità l'abbiamo manifestato chiaramente, direi, in commissione, quando abbiamo, perlomeno noi come lista civica, manifestato un apprezzamento nella figura del dottor Tranchida, che ha dimostrato di ben operare nell'ambito della Fondazione Peluca, anche se non lo conosciamo bene direttamente, però è una persona che ha saputo distinguersi per capacità ed esperienza. Non abbiamo attaccato il dottor Colasanti o Colasanto, anche perché per noi sarebbe stato molto facile in quel momento speculare politicamente, come sparare sulla Croce Rossa, bilanci non presentati, nomine di partito. Ci siamo astenuti dal mettere in difficoltà il nuovo consulente scelto dal sindaco, anche perché probabilmente l'avremmo messo in condizione di rifiutare l'incarico, comunque a dover affrontare anche una parte politica ostile. Non l'abbiamo fatto con un rappresentante politico che proviene dalle file del consigliere Foggetta, il quale, rivendicando una lunga militanza politica, abbiamo detto chiaramente che non era stato in grado di riferirci alcunché nel suo ruolo di vicepresidente vicario su come gestiva e su come è stata gestita l'azienda. Questo testimonia il fatto che i politici devono stare un po' fuori dalla stanza dei bottoni, e credo che questo vada un po' nell'ottica dei decreti ministeriali che fanno parte del nostro ordine del giorno, dove a livello nazionale si va verso di più ad una premialità per quanto riguarda requisiti di professionalità e di competenza. Detto questo, parlavo di senso di responsabilità e di apertura da parte della maggioranza. Ora mi rivolgo direttamente al sindaco. Noi vogliamo che la parte politica, il comune, possa avere le mani libere per poter agire su questo problema in modo radicale, incisivo e diretto. E vogliamo anche, perlomeno parlo sempre come lista civica, ma credo di interpretare il pensiero dei colleghi della minoranza e dei loro interventi, che eventuali scelte operate dal sindaco non devono essere viste dall'amministrazione come una spauracchio, come una paura per poter avere delle ritorsioni politiche qualora le cose non dovessero presentarsi in maniera positiva, cosa che capiterà, perché tutti sappiamo, ed è stato chiaramente detto, che quest'anno sarà in perdita ulteriore le farmacie e probabilmente l'anno prossimo avremo una perdita ancora maggiore. Ecco perché noi riteniamo che da parte dell'amministrazione, da parte del sindaco, dovrebbe esserci un atto di condivisione e di fiducia sulle proposte della minoranza, perché dobbiamo far nostro il problema delle farmacie comunali, non è soltanto un problema della maggioranza, condividiamolo, perché dobbiamo affrontare il problema della responsabilità professionale degli amministratori, perché quello che emergerà, e fa molto piacere sapere che il sindaco ha intenzione di richiedere a un ente terzo una due diligence, perché chiaramente emergeranno delle responsabilità di carattere professionale, di carattere amministrativo, e quindi è giusto che tutto il Consiglio Comunale si faccia carico di promuovere delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, perché non dobbiamo soltanto a parole dire che non dobbiamo sperperare il bene pubblico, i soldi pubblici, dobbiamo poi fare anche in modo che chi l'ha fatto venga sanzionato. E questo quindi rientra nell'ottica di scegliere delle persone che abbiano competenza, che non siano espressione di partiti o di equilibri politici. Abbiamo poi il problema di capire, anzi abbiamo poi il compito di capire perché si è arrivato a questo limite, quindi analizzare i bilanci per trovare eventuali responsabilità, verificare se la nostra partecipata avesse una scontistica uguale a quelle delle altre società partecipate, perché sulla contistica si fa la marginalità dei profitti. E questo è un tema che va detto, va scoperchiato. Dobbiamo capire se le farmacie comunali di Sesto avevano e ottenevano una scontistica dalle case farmaceutiche identiche a quelle delle altre farmacie comunali, perché dobbiamo capire perché si è creata questa perdita. Io non voglio andare a rimangare il passato, perché sarebbe molto facile, diventerebbe veramente noioso e chiuderebbe la maggioranza a riccio su quelle che sono le nostre proposte.
Quindi io auspico che ci sia veramente da parte della maggioranza un criterio di nomina basato sui requisiti di professionalità, di preparazione e di competenza, perché non possiamo continuamente chiedere dei sacrifici ai nostri cittadini con l'ultimo bilancio e poi avallare silenziosamente una malagestio di una partecipata che ha generato perdite che gli stessi cittadini andranno a pagare. Quindi sostanzialmente io mi sento di chiedere al sindaco, visto che si parla di urgenza, di fare quanto prima possibile una scelta condivisa su dei nomi, su delle persone che abbiano dei requisiti di competenza, ma non per creare una partecipazione o pretendere di voler diventare anche noi protagonisti di una scelta di maggioranza, ma proprio perché il patrimonio è di tutti. Quindi anziché scegliere una persona individuata dal sindaco, che può godere benissimo la stima da parte di tutti, perché nessuno mette in dubbio quelle che sono le capacità personali, ma magari dovremmo ricercare anche persone che abbiano dei requisiti pregressi di gestione di un'azienda. Stiamo parlando di un'azienda che fattura milioni di euro. Quindi io lancio la proposta al sindaco di procedere rapidamente, anche a costo di stare fino a tarda notte, entro domani 24 ore, 48 ore, ad individuare dei nomi per ricostituire immediatamente un CDA che abbia dei requisiti di competenza, di professionalità, che possa garantire la salvaguardia dei posti di lavoro, che possa garantire anche una gestione trasparente e limpida. Quello che chiediamo noi è condivisione, e in cambio ci sentiamo di offrire anche dai banchi della mia lista, comunque mi sembra che sia emerso anche stasera, una lealtà nella gestione di questo problema, perché non deve diventare scontro politico e non possiamo farla sulla pelle degli altri. Grazie. Grazie consigliere Caponi. Se non ci sono più interventi, darei la parola. No, scusi, consigliere De Noia, prego. Sì, io sarò più breve anche perché, vabbè, non avendo esperienza di consiglio comunale, sono al primo anno di esperienza di consiglio comunale, quindi non ho tutta la storia, sto cercando di ricostruirla, sto cercando di capire un attimino, effettivamente, anche parlando con i dipendenti delle farmacie comunali, quali sono stati i problemi in questi anni. Dopodiché, ecco, io mi soffermavo più che altro sul problema del personale. Io mi ricordo ancora come mi guardò la dottoressa, che poi dottoressa non è, la direttrice Francesconi, al tempo, quando gli chiesi conto dell'assenteismo. Lei parlò di un aumento spropositato dell'assenteismo e io gli chiesi il perché, perché c'è un... Qual è la motivazione? Perché la gente, lei mi disse che c'erano delle malattie, c'erano degli infortuni, c'erano dei raffreddori, insomma, io invece puntai il dito un po' forse su quello che poteva essere anche una gestione del personale poco idonea. Dopodiché io credo effettivamente che in questi anni sì, c'era un consiglio d'amministrazione, quando il consiglio d'amministrazione, come è successo, non ha relazionato per tempo e il debito della farmacia comunali si è effettivamente, rispetto a quei 129.000 euro, triplicato, effettivamente qualcosa non è andato come doveva andare e soprattutto qualcuno non ha fatto quello che doveva fare, non ha fatto in modo che le persone che dovevano sorvegliare e che potevano avere voce in capitolo potessero agire di conseguenza. Io mi auguro che in futuro effettivamente si vada togliendo anche non solo tre membri, facendo un consiglio d'amministrazione anche senza questi tre membri, come diceva prima il consigliere Rivolta, mandando verso un'unica persona. E speriamo che ci sia effettivamente, come diceva il dottor Colasanto in commissione, l'intenzione di stilare veramente un piano industriale. Io credo poco ai top manager,
o ai manager esterni, perché spesso e volentieri quando arrivano i manager esterni la prima cosa che ti promettono è che tagliano il personale del 30%. Io invece credo che il personale delle farmacie, sì, forse in passato sono stati fatti degli errori, però è anche vero che nelle farmacie comunali ci sono tanti dipendenti che queste farmacie, se non sono ancora colate a picco, è proprio per il lavoro che hanno fatto i dipendenti. Il lavoro che hanno fatto i dipendenti è che fanno tuttora i dipendenti, perché spesso e volentieri si è dato anche in passato la colpa al tipo di contratto piuttosto che ad altre cose che in passato erano state approvate ed erano state concesse ai dipendenti. Io spero semplicemente che in futuro si riesca a dare una visione diversa anche da parte dell'amministrazione ai dipendenti, si cerchi di dare un futuro e delle prospettive, si cerchi di comunicare effettivamente qual è l'orientamento anche politico, perché le aziende partecipate sono sotto il controllo della politica. Non sempre quello che viene dall'esterno, non sempre quello che viene dal privato è buono. Io dico, abbiamo un patrimonio che è un patrimonio comunale, cerchiamo di farlo rimanere tale, cerchiamo di farlo funzionare bene e cerchiamo di fare delle proposte che in futuro possano veramente risanare questa azienda e fare in modo che porti degli utili alla nostra città. Grazie. Grazie al consigliere De Noi. Chiesto la parola alla consigliera Titte Ferrante, ne ha facoltà, prego. Buonasera a tutti. Volevo dire tante cose, però vista l'ora e anche visti i discorsi che sono stati fatti, mi fermo solo su un ragionamento che riguarda un po' le responsabilità degli amministratori. Perché è vero, siamo stati noi a chiedere che nella commissione, che ci fosse una commissione consigliare che parlasse, che affrontasse il discorso farmacie e che quindi, e per cui volevamo vedere il bilancio oppure avere una relazione da parte degli amministratori. Ebbene, il giorno 19 c'è stata la prima commissione e come è stato detto, io ero arrivata con i due bilanci precedenti, nonostante non ci fosse il bilancio, però mi ero premunita di possibili calcoli, indici per poter fare un ragionamento sul bilancio che eventualmente mi sarebbe dato all'ultimo momento, e invece non solo non abbiamo avuto il bilancio, ma addirittura non si sono presentati neanche né il direttore e né la direttrice né il presidente. Di fronte alla nostra costernazione e alle nostre perplessità, il signor Finazzi ha provveduto, soprattutto quando gli ho chiesto se poteva fare riconvocare il giorno dopo la commissione, lui ha provveduto. Secondo giorno non si è presentato ancora il presidente e tantomeno la direttrice e sono venuti Luigi Greco e il nuovo direttore. Allora, lasciamo stare quello che ha detto il nuovo direttore. Dico semplicemente che lui è venuto con i bilanci in mano e questi bilanci non sono stati distribuiti e li abbiamo avuti oggi. Mi piacerebbe capire come mai, perché, cosa c'era da nascondere che non potevano essere distribuiti in quel momento. Ma quello che mi preme evidenziare in questo momento è, giustamente come ha detto il consigliere Rivolta, il quadro di irresponsabilità degli amministratori. Questi hanno inadempiuto al loro dovere di relazionare, di essere presenti, addirittura si sono permessi anche di non giustificare la loro assenza. Eravamo lì in attesa, siamo andati via alle 8, non dopo un'ora, siamo andati via lì alle 8. Io chiedo al sindaco, rispetto a queste inadempienze, che cosa ha intenzione di promuovere, quali atti ha intenzione di promuovere, perché questi dirigenti che si comportano così, dobbiamo smetterla di coprirli. Dobbiamo smettere di comportarci facendo finta che questi non adempiono al loro dovere, non si comportano come con la dovizia che invece gli è richiesta. Perché nell'ambito delle aziende private una cosa del genere non l'ho mai sentita da nessuna parte. Ma mi è capitato in questi giorni di parlare con dirigenti nel settore pubblico e anche loro rimanevano sbalorditi. Ecco, cosa hai intenzione di fare? Quali azioni? Noi non è un caso che abbiamo, dei due ordini del giorno che abbiamo presentato, uno abbiamo proprio chiesto di attivare, quali provvedimenti intende attivare.
Tanto più che se il quadro di responsabilità è così grave, è lecito pensare che le inadempienze possono essere di gran lunga maggiori e ben più gravi. E quindi chiediamo che si possano, che speriamo che il sindaco attivi, e quindi chiediamo che si attivi per promuovere quelle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e di tutti coloro che hanno appunto governato o anche revisionato queste aziende. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Se può chiudere il microfono, grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Antonioli. Ne ha facoltà, prego. Grazie, signor Presidente. Allora, ripartendo dall'intervento che ha fatto il consigliere Rivolta e condividendo tutto quello che ha detto prima, volevo dire che quando io parlo a questo punto della commissione, della prima commissione bilancio, quando non si presentò il presidente Brusatti e poi la seconda sera quando ci siamo incontrati, anche noi come consiglieri di maggioranza abbiamo chiesto, per onestà intellettuale lo dico questo, abbiamo chiesto le stesse cose che poi avete chiesto anche voi questa sera, quindi non solo voi avete chiesto, ma anche noi ci siamo posti le stesse vostre domande, ed è per questo che poi dopo i passaggi sono stati fatti e sono andati avanti. Quindi non è che noi ci siamo nascosti dietro, abbiamo avuto una mancanza di responsabilità. Come diceva il consigliere Rivolta, i consiglieri che erano, diciamo, che hanno fatto parte della vecchia legislatura, del vecchio con l'amministrazione precedente, si assumono tutte le responsabilità e stanno cercando di capire insieme ai colleghi che cosa si può fare adesso, capendo la gravità e capendo tutto. Sta anche a noi a cuore il problema delle farmacie, come ho detto anche in commissione, le farmacie sono sono molto importanti per come struttura sociale per la nostra città, così come il personale, quindi ci teniamo anche noi al personale affinché si trovi un percorso anche insieme a loro. Poi una cosa volevo dire, che il fatto che ci sia in questo momento un commissario, ed è molto importante questo, perché è un commissario, è un percorso temporaneo per arrivare poi alla scelta di un amministratore unico oppure di un consiglio di amministrazione. Quindi noi in questo momento chiediamo di avere un commissario per far sì che poi ci porti ad avere col tempo più avanti, con un tempo ben preciso, voglio dire, un consiglio di amministratore, un amministratore unico, perché comunque in 48 ore non è che si trovi un consiglio di amministrazione così tanto per, ci vuole un percorso e dobbiamo lavorare tutti quanti insieme. A me dispiace, vedo le espressioni comunque questo, insomma io lavoro in una società, ho lavorato in diverse società e quindi trovare un consiglio d'amministrazione su due piedi non penso che sia una cosa così fattibile. Quindi penso che in questo momento dobbiamo fare un percorso, come succede da tante parti, un commissario temporaneo che ci porti poi ad avere tutti quei documenti che avete chiesto, che abbiamo chiesto anche noi, capire che cosa è successo e far sì che si vadi ad un lavoro costruttivo, a un lavoro fatto tutto, se possibile, fatto insieme. Niente, io ci tenevo a dire questo perché qui sembra che noi non ci vogliamo assumere le responsabilità, mentre non è affatto questo. Quindi la nostra responsabilità, come sempre, c'è. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Anche per il
Ha chiesto la parola il consigliere Pavan. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Io mi limito a fare due proposte anche sulla base di quello che ha detto il consigliere Rivolta. La prima proposta è questa. Abbiamo sicuramente individuato che ci sono all'interno delle farmacie comunali alcune che sono maggiormente in sofferenza rispetto ad altre. Ci sono sicuramente ragioni logistiche, ragioni anche temporali, visto i vari lavori in corso che ci sono in quella zona. Io penso che sarebbe opportuno, magari almeno per queste, cercare di coinvolgere di più il personale per sapere quale strategia loro che sono direttamente sul campo possono suggerire proprio per migliorare la gestione di questi punti vendita in maggiore sofferenza. Proprio perché a volte magari il manager che vede le cose dall'alto dei numeri magari si perde la possibilità di cogliere quegli aspetti che invece chi lavora giorno per giorno in un ambito, magari anche con la difficoltà di gestire le diverse ore del giorno, quando magari c'è una maggiore affluenza o una minore affluenza, invece avrebbe probabilmente la possibilità di dare dei consigli magari utili per poter risolvere o almeno tamponare al meglio la situazione. L'altra cosa che vorrei riprendere da quello che ha detto il consigliere Rivolta è questa. In effetti sono convinto che una certa fetta, magari non abbondante, ma una certa fetta sicuramente significativa del deficit, potrebbe essere quella imputabile alla politica sociale dei farmaci per gli indigenti. Ora vorrei un attimino specificare, proprio perché la vivo, non dico quotidianamente, ma abbastanza spesso, generalmente come avviene questa situazione. Allora, normalmente il paziente si accorge di dover prendere dei farmaci in fascia C, cioè a totale pagamento e non sottoposti al rimborso del sistema sanitario regionale, e quindi a un certo punto si rivolge magari ai servizi sociali, i quali servizi sociali dicono: beh, vada dal suo medico, si fa fare una dichiarazione che lei ha necessità di questa cura in via continuativa. Questa, diciamo, dichiarazione del medico serve generalmente per avere appunto il rimborso, o comunque non pagare nelle farmacie comunali il tal farmaco. Ebbene, devo dire che per alcuni farmaci sicuramente questa procedura mi sembra perfettamente logica e congrua. Probabilmente nell'ottica di una razionalizzazione e di una maggiore oculatezza, probabilmente il suggerimento che voglio dare io è questo. Cerchiamo magari di metterci a un tavolo, magari anche con i medici, per cercare di capire quali sono i farmaci che realmente possono essere utili, indispensabili, pur essendo in fascia C, e magari quali invece oggettivamente potrebbero prevedere una maggior oculatezza, una maggior severità o almeno una scelta un po' diversa, invece per essere messi all'interno di questa lista che viene rimborsata a piedi pagina, come si dice. Ecco, queste sono due proposte concrete che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione. Grazie. Grazie consigliere Pavan. Se non ci sono più interventi, la parola alla consigliera Antonio Ordico. Grazie signor Presidente. Ascolti, siccome ho visto che sono arrivati diversi ordini del giorno e sinceramente non ci sono stati passati prima e quindi li abbiamo letti in questo momento, chiedo la sospensione per poter discutere un attimo gli ordini del giorno. Grazie. Per me nulla osta, sentiamo i capigruppi, siete d'accordo a sospendere un attimo? Lo sospendiamo un attimo. Per illustrare meglio fra voi i capigruppi.